Buonasera, siamo giunti alla terza giornata del nostro seminario Vinculum Nexus. Come già anticipato da Giulio ieri, oggi faremo, diciamo così, dal punto di vista del storico un passo indietro. Lo facciamo con due relatori. Lo stesso Giulio Gisondi, che è il curatore del ciclo, e con Elenio Cicchini, due relatori che oggi sono in presenza qui insieme ai nostri borsisti. Saluto le persone che ci seguono in remoto e mi appresto molto rapidamente a presentare i nostri due relatori. Elenio Cicchini si presenta con una relazione dal titolo Legame e governo del cosmo nella patristica greca. Elenio è un, come dire, molto interno alla vita dell'istituto, è stato borsista di ricerca nel 2019, attualmente collabora ad un progetto per noi molto importante che sono i ritratti storici dall'archivio. È uno studioso giovane, ma che ha fatto già molto. Ha conseguito il dottorato in filosofia teoretica presso l'Università di Cagliari e ha svolto periodi di studio presso il Walter Benjamin Archiv di Berlino, l'École Normale Supérieure di Parigi e l'Università di Tubinga. È tra gli ideatori del gruppo di studi e ricerca e Giardino di Studi Filosofici. È redattore della rivista Smerigliana, per la quale cura la sezione Poesia e Filosofia. Si è occupato dello studio del mimo antico e della scrittura filosofica, ha scritto testi sulla pittura di Giorgione, la lingua della poesia in Dante e Caproni, il concetto di esclamazione nelle scritture e il paradigma teologico dell'imitazione. Di recente ha curato una edizione della Napoli Porosa di Walter Benjamin e Asia Lacis per la libreria Dante e Descartes, di cui di recente si è parlato molto, in quanto è una piccola libreria, è una piccola casa editrice che ha pubblicato, che è l'unica in Italia ad aver pubblicato una raccolta di poesie del premio Nobel Louise Glück. Di questa invece del testo Napoli Porosa, curato molto bene da Elenio, potete trovare anche una video recensione sul sito dell'istituto nella sezione Multiverso e vedrete che si tratta di qualcosa di molto 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 carino e accattivante. Presento anche Giulio. Giulio ci propone una relazione dal titolo Vincoli e nessi tra teologia e filosofia, appunti per una storia terminologica e concettuale. Anche Giulio, come dire, ci sta molto a cuore e si sta rivelando in questi anni un grande, come dire, capace di dare un contributo estremamente valido alla vita dell'istituto, contributo per il quale lo ringrazio come ringrazio Elenio. È dottore di ricerca dell'Università di Parigi Sorbona e dell'Università del Salento. Prima di essere stato borsista di ricerca qui con noi, è stato già borsista dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, dell'Institut d'Histoire de la Réformation dell'Università di Ginevra. Attualmente collabora con la cattedra di Storia della Filosofia Moderna dell'Università Federico II di Napoli. Le sue ricerche sono dedicate alla storia delle filosofie dell'umanesimo, del Rinascimento e dell'età moderna. I suoi contributi toccano in particolare il tema del legame e del metodo, della memoria, dell'immaginazione e dell'ingegno, in particolare nel pensiero di Bruno e di Vico. È in corso di pubblicazione per l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, ma proprio in corso di stampa, un volume dal titolo Profonda magia, vincolo natura e politica in Giordano Bruno. Capite bene che appunto sono gli studi di Giulio che hanno ispirato anche questo seminario.
Il testo comparirà nella collana Saggi, che è una delle collane che l'istituto sta in questo momento rilanciando insieme. Questa è una delle diverse collane che si stanno, su cui stiamo lavorando e che avranno un forte rilancio nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Io vi ringrazio per la loro partecipazione e cedo la parola ad Elenio e gli cedo anche il posto perché credo sia più favorevole per la diffusione. Buonasera, siamo noi che dobbiamo ringraziare Pierindo per aver accolto la proposta di Giulio e per in generale per aver, ed è un gesto non scontato, accolto la proposta di giovani studiosi che spesso appunto sono apolidi, non trovano, sono orfani e quindi trovano in qualche modo un esilio nell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Ringrazio anche quindi Giulio per aver pensato a me per questo tema di cui non ho una vera e propria expertise, ma nel quale mi ci sono tuffato con tutta la mia passione. E, peraltro non è anche scontato il gesto di fare questo seminario in presenza e dovremmo forse, a partire anche proprio da questo seminario, ragionare sul legame che renderà, nel momento stesso in cui la presenza non sarà più necessaria e sarà digitalizzata ogni esperienza, cosa renderà davvero insondabile il legame tra un luogo e un discorso. Cosa rende insondabile partecipare qui in istituto e in queste sale? Cosa riempie queste sale realmente? E in qualche modo la mia relazione intende paradigmaticamente tematizzare questa relazione tra un luogo, questo nesso o questo legame insondabile tra un luogo e un discorso. E prende, diciamo, a tema o a paradigma di questa relazione la creazione del mondo, o l'idea di creazione, la creazione come un linguaggio che abita un luogo e con il quale instaura un nesso, un legame insondabile. Procedo con la lettura, spero di essere chiaro. Se è vero, come è stato detto, che ogni discorso ha nel suo prologo il proprio momento essenziale, allora il prologo è un seminario sul concetto di legame. È stato già compilato nelle forme di una poesia, scritta nella lingua italiana, raccolta all'interno di un poema pubblicato nel 1999. Il poema in questione si chiama Il popolo delle cose. Il poeta, che è stato recentemente assegnato il premio Napoli per la poesia, è Nanni Cagnone. Passo a leggervi la poesia in questione. Quel che vogliono i legami, immedesimare, è l'importanza del tempo, il suo favore, o c'è altra luce intorno. Venerato, nascosto, prezioso sigillo, è gettato sulla via chi deve andare con una cosa nuova per la bocca, prima che a raggiungerla si impari, prima che il nodo senza nomi sia disfatto e acquisito il suo tormento. Una sola corona, nella fedele disposizione delle cose non presenti né assenti, delle cose che dietro respirano, ondeggiano avanti. La poesia di Cagnone ci dice in qualche modo che al di là o al di qua di un popolo o dei popoli degli uomini, esiste qualcosa come un popolo delle cose, cose che pur essendo nuove per la bocca sono, e può apparire sulle prime un paradosso, non presenti né assenti. Il popolo delle cose è dunque non presente e insieme non assente. È questo un popolo tenuto insieme da legami. I legami vogliono, precisa fin da subito il poeta, nel consueto stile con un inciso, immedesimare. Quel che vogliono i legami, inciso, immedesimare. I legami vogliono immedesimare, vale a dire rendere le cose tra loro non tanto simili quanto medesime, cioè proprio le stesse. Rendere le cose tra loro medesime è la volontà del legame. Le cose allora sono tenute insieme, tendono nel loro insieme o popolo ad essere immedesimate in virtù di un qualche legame. Ma questo legame gettato sulla via, come dice, è disponibile solamente a quel parlante che si appresti a pronunciare le cose. Dice chi deve andare con una cosa nuova per la bocca, attraverso il nodo senza nomi, prima che sia disfatto. Cagnone offre così un nuovo elemento per pensare al legame. Il legame ha la forma di un nodo, e questo nodo è un nodo senza nomi, che presto sarà disfatto, slegato, dissolvendo forse anche il popolo. Che cos'è allora il legame di cui il poeta sta parlando? Legame tale cioè da essere disfatto non appena si dica un nome. Qual è il principio che lega in un popolo le cose e che cosa sono queste cose?
Il poeta sta parlando del linguaggio, ovviamente, del linguaggio della poesia. Un linguaggio che nasconde nel proprio cuore un legame. Il linguaggio può, cioè, essere tale finché c'è il legame, ma il nodo che sospringe è misteriosamente l'assenza del nome. Andare con la cosa del linguaggio in bocca, favorire i suoi legami prima che il nodo sia disfatto dai nomi. Restare fedeli alla disposizione delle cose non presenti né assenti. Questo è il modo molto raffinato, introdotto da una serie di attributi, venerato, nascosto, gettato, mediante cui il poeta ci introduce al problema dell'essenza del legame. Il legame, ci dice, ha a che fare col linguaggio, ha a che fare con la poesia, ha a che fare con un qualche non presente e non assente, popolo delle cose. Il momento decisivo in cui il pensiero del legame rompe nella concettualità filosofica dell'Occidente risale a un'epoca densa di tensioni, quale il primo secolo della nostra era. Il concetto greco di desmos, legame, si offre allora come chiave un nodo di passaggio fra due civiltà e tradizioni differenti, quella filosofica greca classica ed ellenistica e quella teologica ebraica alessandrina. Due sfere intrinsecamente minate dal rapporto non pacificato fra il platonismo di Antioco e lo stoicismo di Posidonio, da un lato, e la tensione fra messianismo zelota, legalismo farisaico e pietismo monastico, dall'altro. La figura che ci interessa è Filone alessandrino, Filone d'Alessandria, vissuto dal 30 e il 50 a.C., e il 30 a.C. e il 50 d.C., è un autore ebreo di lingua greca che ha il merito di confrontare per la prima volta le filosofie ellenistiche con la tradizione giudaica. A Filone, che ricopre anche incarichi politici ed ambasciatore a Roma presso Caligola, ascende il legame destinato a incidere nei secoli a venire tra, o la fusione dibattuta, insomma, la questione tra nozioni filosofiche e testo sacro. Nel complesso gioco di forze in campo è come se la nozione di legame fosse il punto in cui quelle possono incontrarsi, ed è in questo senso che vorrei provare a leggere il legame non tanto come un concetto, ma, seguendo il suggerimento espresso da Rainer Schürmann in questa sede nel febbraio del 1985, piuttosto come una strategia. Una strategia implica per Schürmann un'analisi condotta in negativo circa le motivazioni che portano ad assumere un determinato concetto in un determinato orizzonte. Così, domandarsi quale sia la strategia che guida Filone nel recupero della nozione platonica di Desmos significa innanzitutto chiedersi non che cosa la nozione possa affermare, ma piuttosto che cosa questa possa negare. Non che cosa costruisca, ma che cosa distrugga. Non che cosa renda possibile, ma che cosa renda impossibile. È questo cambio di paradigma metodologico verso un trascendentale negativo che vi propongo di valutare. Il legame appare, in questo senso, la condizione esemplare dell'impossibilità di qualcosa, qualcosa che gli interpreti e i testi che esamineremo dovevano scongiurare. Doppiamente esemplare, poiché nel suo segno si gioca, oltre a un'impossibilità concettuale, l'impossibilità di pensare un Dio immanente al mondo, così come un mondo corruttibile, un'impossibilità anzitutto filosofica, e cioè l'impossibilità di continuare a pensare, come era nel mondo greco, l'essere divino come una parte, la parte certamente essenziale dello stesso ragionamento filosofico. È nel contesto della teoria del logos che il concetto di legame deve essere ora strategicamente situato. Si tratta non solamente del punto focale dell'esegesi biblica, ma essa rappresenta, a ben vedere, il nucleo sorgivo dello stesso metodo allegorico, nonché la preistoria, nel senso in cui ne parla Friedlander, in un testo sull'apologetica ebraica, della dottrina trinitaria del logos. Se è vero che, come scriveva Émile Breyer in un suo studio molto importante su Filone, le idee filosofiche e religiose di Filone, studiare la teoria del logos significa studiare il filonismo in tutto e per tutto, è possibile, per le tensioni che abbiamo visto, senz'altro rovesciare l'affermazione. Studiare il filonismo significa aprire una breccia nella teoria del logos in tutto e per tutto. Cerchiamo dunque di fare un ordine in quello che, come nota lo studio francese, si è soliti considerare un ammasso senza ordine di tutte le idee greche ed ebraiche del tempo, partendo da un punto essenziale, tenendo fisso sullo sfondo il metodo trascendentale negativo poc'anzi esposto. Che cos'è dunque il logos? Che cos'è nel regno del logos filoniano un legame? E che cosa, dal punto di vista strategico, logos e desmos, linguaggio diremo, e legame rendono impossibile? Queste le questioni cui mi propongo di rispondere nel corso della lettura. Il logos occorre in Filone innanzitutto come soggetto del divino. Esso è teos logos, linguaggio divino o logos divino.
E lo è nel senso derivato del termine. Il Logos non è esso stesso il divino, come nella dottrina della Stoa, ma è piuttosto lo stesso Dio a essere il parlante, l'Egon, ad avere il linguaggio. Il linguaggio, d'ora in avanti ci serviremo di questo termine generico, come lo è anche quello impiegato da Filone, è divino, poiché proviene direttamente dalla sua bocca, poiché è il linguaggio parlato da Dio. In che modo il linguaggio appartenga a Dio, quale sia il suo luogo, sono le questioni più dibattute. Scrive Shlomo Pines, studioso di filosofia ebraica. Una delle funzioni principali del Logos, così come concepito da Filone, è quella di essere un intermediario tra il Dio trascendente e inconoscibile e il mondo. Un'idea probabilmente stretta connessione con quella degli ebrei a lui contemporanei riguardante la parola divina, per mezzo della quale Dio porta a compimento i propri disegni. È significativo che Filone consideri il Logos divino come il luogo del mondo delle idee. Questo mondo viene chiamato anche mondo intelligibile, cosmos noetos. L'idea alla quale si fa qui riferimento è chiaramente quella platonica, concepita come pensata da Dio, chiusa citazione. Ciò significa che già in quell'epoca i filosofi platonici, o comunque platonizzanti, iniziavano a porre le idee nella mente di Dio, nella mente del principio, e non, diciamo, una manifestazione dello stesso. L'importante è che il luogo dove il linguaggio sembra essere a contatto con Dio sia definito da Filone casa, oikos, o anche semplicemente luogo, topos. Il linguaggio è il luogo di Dio, dice Filone. Il linguaggio è allora, e questi termini ricordano la definizione che sarà data di essere da Heidegger, la casa del padre. Il linguaggio è la casa di Dio. Dio ha il suo luogo nel linguaggio, in esso dimora il suo intelletto. Il linguaggio dunque non è Dio stesso, ma è la sua casa. Il punto però è che questa casa è stata creata. Il linguaggio è il primogenito, la prima creatura di Dio. Questa, specificherà Filone, ne è solamente un eco, un'immagine. La casa, il linguaggio, è un'immagine. Lasciamo da parte il problema dell'iconicità del Logos, cui ritorneremo al termine della relazione. Ma in che modo parla e che cosa dice il Dio di Filone? Qual è il modo? Che cosa fa? Vocalizza, discorre, dice? In un passo importante di uno scritto, Il De Fuget Inventione, Filone nuclea quelle che chiama le potenze del parlante, di un amestulegontos. La prima forma in cui il Dio è il potere è anche quella che non costituisce l'essenza. Essa viene definita come la costruttiva o poetica, e poetiche, in virtù della quale, scrive Filone, colui che costruisce ha fabbricato col linguaggio il mondo, ton cosmon ed emiurgeset. Se Dio parla è perché la sua opera è un poema in cui è detto il mondo. Creato e creatura sono opere del linguaggio, opere di un legge. La tradizione ebraica è nota, è quella della Mamar, la parola attraverso la quale Dio crea il mondo. In un testo talmudico si legge: Dio creò il mondo che si formò quando pronunciò la sua parola. Nel Salmo parlò e fu cosa fatta. In un commentario si legge: il Santissimo, aiutato dal suo linguaggio, creò il mondo attraverso di lui. Spesso addirittura la parola è personificata e parla con Dio prima di creare. Sembra, c'è un qualche parallelo nella dottrina indiana della Vach, la voce che crea il mondo. Torniamo dunque a Filone. Quando ha costruito il mondo, scrive, Dio ha utilizzato il linguaggio come uno strumento per plasmarlo. Ecosmoplasti. L'intelletto di Dio ha luogo nel linguaggio, il linguaggio è l'organo mediante cui il parlante costruisce il mondo, il suo poema, anzitutto in modo intelligibile. Questo è un punto molto importante. In questo modo Filone ricorre alla figura del demiurgo platonico del Timeo per leggere l'opera della creazione del Dio ebraico. Il mondo è creato in una duplice veste. Dio pensa attraverso il suo linguaggio anzitutto un mondo intelligibile, costruito cioè con l'elemento incorporeo del linguaggio stesso. Egli allora appellato Tistes, istitutore. Nel produrre invece il mondo sensibile, che del primo è semplicemente un'immagine, Nikon, Dio è chiamato Demiurgos, fabbro, c'è anche questa differenza. E il suo lavoro consiste nel plasmare la materia, una materia unica e indistinta. Il problema della materia è enorme, forse magari ci ritorniamo alle questioni.
E nel contesto dell'opera di Dio come opera di linguaggio che trova il proprio luogo il concetto di desmos o legame. Finalmente siamo al punto. Si tratta per Filone di concepire il creato come un'opera unica che contenga al suo interno delle parti distinte, le singole creature, in un modo tale però che, ed è questa la strategia a cui risponde il legame, le singole parti non possano disperdersi. Qual è la relazione tra il linguaggio del creato e le sue creature? Il linguaggio e i segmenti del linguaggio. Come garantire il mutamento della materia rendendone tuttavia immutabile l'ordine, sistema? Come scongiurare la corruttibilità dell'intera opera di creazione? Se il legame si offre dunque come nozione centrale, cioè perché essa consente di pensare la relazione tra unità e parte, monas e meros, immutabilità e mutamento, senza correre il rischio che la tensione tra questi due poli si spezzi per sempre vanificando l'opera di creazione. Il Logos divino, si legge, cito, ha distinto e diviso tutte le cose. Chiusa citazione. Così anche il nostro Logos, cito, in analogia col Padre, divide in parti indefinitamente indefinite e non cessa mai di dividere tutte le realtà e i corpi che afferra intelligibilmente. Ancora, in un altro scritto, il linguaggio è la spada di fuoco che, come un coltello, Dio utilizza per dividere gli enti fin nelle loro più piccole parti. Ma se il Logos è divisione, costruzione di parti di linguaggio, esso deve altresì rendere, citazione dal De Plantazione, rendere simili le parti e tenerle strettamente unite, costituirle cioè parti di un'unica opera di linguaggio. Esso è insieme Logos Omeus, Logos che taglia, e Logos Koinos, che accomuna. Ecco posta la necessità strategica del legame. Citazione dal De Fuga e Invenzione. Il linguaggio di colui che è, in quanto legame del mondo, tiene insieme tutte le parti e le salda, impedendo loro di dissolversi e di sgregarsi. Allo stesso modo, anche l'anima non consente a nessuna parte di venir distaccata e recisa, e le avvia, essendo ogni parte intera, a un'armonia e unione reciproca indissolubile. Armonia per enosin ad aliuton. E il saggio, a sua volta, mantiene le virtù immuni da fratture e da lesioni, avviando una benevolenza più salda, la loro naturale parentela e comunità. Sungenea, caiconomia. Il legame, dunque, ha osservato Breyer, è la ragione comune di tutte le parti della creazione. Da un lato, nel senso positivo, le costituisce in quanto interezza, olocera, un termine ancora una volta platonico, e le avvia una reciproca unione, una naturale parentela. Dall'altro, nel senso negativo, impedisce loro di dissolversi, di sgregarsi, essere spezzate o anche lesionate. Il legame è, cioè, in ultimo, la condizione di impossibilità della distruzione dell'opera. Ancora per Gregorio, questi elementi dell'intelligibile, o gli elementi del primo creato, saranno conservati ancora una volta nel loro essere, ancora una volta per mezzo di un legame, il quale impedisce la dissoluzione, ma questo legame sarà, a partire da Gregorio, il Cristo, che è il desmos che tiene coeso e unito tutto l'universo. Si attingerà ovviamente a Filone, cioè la concettualità è qui, e poi da questa grande opera allegorica verranno riprese le nozioni. Se Dio lasciasse il laccio con cui tiene legata la sua opera, smarrirebbe di colpo il linguaggio, la propria immagine e con esso l'opera. È in questo senso che fra i nomi con cui è lecito posto fare Dio si ritrova accanto a Kyrios, che Filone fa derivare da Kyros, cioè da Kyro, confermare, sancire, convalidare, e Theos, che fa derivare come siodo da Tite, nipote, anche l'appellativo Despotes, il quale Filone ricava da Desmos, è una paretimologia, però. E loquace. Dio è allora non solo colui che pone e colui che sancisce, ma anche e soprattutto colui che lega, il despota. Desmos, Filone specifica nella sua paretimologia, può risalire a Deos, paura. Scrive Filone, il despota è un signore, ma è anche, per così dire, un signore che incute paura. Si tratta dell'elaborazione di un vocabolario teologico che avrà largo impiego nella teoria politica dell'Occidente. Al potere che pone, di una mis poetiche, si accosta il potere che regge, di una mis basiliche. Col primo Dio plasma il mondo col linguaggio, col secondo invece comanda, scrive Filone, comanda su ciò che ha costruito.
è ancora una citazione, capo della città del mondo, stratega, pilota, nottiero. I due poteri sono raffigurati dai cherubini che saranno le porte di Eden, ma la loro spada di fuoco, la spada attraverso cui Dio può sia porre che reggere il mondo, la cifra ultima dell'opera di creazione, è il legame. È in virtù del legame, infatti, che ciò che è posto si dispone in ordine e ciò che è retto si mantiene in vista della conservazione dell'ordine. Ma allora l'apostrofo de Spotes costituisce un riferimento non tanto all'opera, come gli altri nomi di Dio, c'è questa questione dei nomi di Dio, e Dio non può essere ovviamente nominato, è colui che è, o on, però ci sono effettivamente dei modi per apostrofarlo, le prosodis. Tra i nomi con cui viene apostrofato vi è questo nome, Despotes, che il Filone fa derivare dal Desmos. Ma se Theos e Kyrios si legano o comunque si relazionano all'idea di posizione, di porre, di mantenere il mondo, di governarlo, Despotes è possibile che costituisca un riferimento non tanto all'opera in sé, come gli altri nomi, ma al fatto stesso che l'opera sia costituita da legami. Dio ha in questo senso, prima ancora accanto che Theos e Kyrios, anche e soprattutto il parlante, come lo chiama Legon, e il despota, cioè colui che ha il linguaggio e che ha il legame. È possibile analizzare, approfondire insomma il concetto di legame, quello che Filone poteva avere del legame, attraverso l'analisi del concetto grammaticale di legame, della grammatica antica. Apollonio Discolo riporta per bocca di Posidonio, un filosofo di scuola stoica del primo secolo, la definizione che Aristotele aveva dato del syndesmos, collegamento o congiunzione, quello che siamo abituati a chiamare la congiunzione. Quintiliano tradurrà convinzio. Dice Posidonio, le congiunzioni, Posidonio scrisse un trattato sulle congiunzioni, ed è possibile, o almeno alcuni interpreti di Filone credono che Filone abbia letto il Timeo attraverso il commentario di Posidonio. Le congiunzioni non indicano alcunché, u delusi menti, congiungono invece solo l'enunciato, monon temprasin siundeusi, non dicono alcunché, solamente congiungono l'enunciato. Posidonio si riferisce con ogni probabilità alla definizione fornita da Aristotele nella Poetica, ove introduce i siundesmoi fra le parti del linguaggio, tes lexos mere, e tuttavia nega loro il potere di significare. Il collegamento è, precisa il filosofo, una voce insignificante, pone asemos, la quale si colloca sia agli estremi che nel mezzo, senza tuttavia né ostacolare, sto citando la citazione da Poetica, 1456b, né ostacolare, né produrre con più voce un'unica voce significante, cioè il legame, il syndesmos, è all'interno dell'enunciato, però non significa alcuna cosa, dice Aristotele, no? Si può porre nel mezzo, è quasi un indicatore temporale, cioè non, la sua presenza è indifferente, non ostacola né produce nessuna voce significante. Aristotele si riferisce in particolare in quel passo alle particelle mente avversative con quali si forma la preposizione. Le particelle, dice, indicano semplicemente un inizio, una fine o una pausa. Ecco, i grammatici degli stoici, Posidonio, Apollonio, Discolo, sono di tutt'altro avviso. Loro equiparano le congiunzioni alle preposizioni e le rendono degli elementi significanti del linguaggio. Ma qual è dunque il posto occupato dai collegamenti, dai legami all'interno della teoria antica della lingua? Antonino Pagliaro, nel suo commento al capitolo linguistico della Poetica, ha scritto: il syndesmos assume una posizione mediana, che è quella del significare, ma non però cose o processi. Rispetto a questi esso è asemos, insignificante, ma poiché sta a sé ed è destinato a unirsi con altri elementi, il rapporto con questi non determina un significato reale se in essi questo già non ci sia. E però se c'è, il syndesmos non si pone né fuori né contro tale significare. Quindi è una posizione un po' ambigua. Non ostacola il significato, ma neanche è esattamente strano al significato. Le congiunzioni, o i connettivi anche, è, o, ma, però, quindi,
sono delle particelle invariabili che non significano propriamente nessuna cosa, nessun P. E tuttavia non solamente non ostacolano il significato, ma sembrano fornirne l'orientamento, indicando la funzione logica dell'enunciato. Possono indicare la coordinazione, ad esempio con le congiunzioni, con la E, l'opposizione, quando si inizia una frase con il ma, la consecuzione, quindi, allora. Quindi indicano, alcuni linguisti parlano addirittura del tenore del parlante, come dire, l'atteggiamento che il parlante ha nei confronti della propria lingua. E indicano una funzione logica, se direbbero, cioè dicono i linguisti più, la teoria linguistica moderna. Quindi non qualcosa, ma una funzione del linguaggio. Ora, nell'interpretare il Genesi, Filone aveva davanti agli occhi il commentario alchimico di Posidonio ed è possibile avanzare più che un'ipotesi sulla sua conoscenza del trattato sulle congiunzioni di Posidonio. Ciò che deve interessarci è la posizione mediana rappresentata dai legami linguistici tra voce e frase, una posizione che appartiene anche al desmos di Filone. Da un lato, infatti, il logos filoniano sembra indicare un'unica voce significante, proferita senza legami dall'inizio alla fine. Dice Filone, il Dio parlante ha creato tutto contemporaneamente, non creando una cosa separatamente dalle altre. Dall'altro invece il logos di Dio come legame tra parti sembra alludere alla presenza di un vero e proprio enunciato costituito da parti distinte. Altrove addirittura si riferisce all'opera di linguaggio utilizzando il termine lalein, dice lalein monadas. Lalein è un verbo che designa il parlare dell'infante, il lallare. Il verbo è utilizzato anche per Esodo 20:22, dove Dio chiede se il popolo ha visto che dall'alto dei cieli lui stesso abbia lallato, l'elalica. Sembra che Dio non dica, cioè il creato, non lo esprima nelle forme di un enunciato, ma che lo lalli, lo proferisca in un accostamento di parole slegate, come in un'entità lessicalizzata del linguaggio nella poesia arcaica, secondo le teorie del linguaggio poetico, per cui c'era una prima fase, un'unità unica che non aveva dei legami, aveva dei legami ritmici, e poi in un secondo momento si è, e ciò per esempio Hoffman crede che questa cosa, Stoffman, corrisponda alla nascita proprio della filosofia, in qualche modo si sia oggettivata la presenza della frase, cioè del logos come qualcosa che, come l'enunciato, come ciò che è costituito da parti, da un verbo, cioè da un soggetto e da un predicato. Nel contesto della rivelazione al Sinai, Dio mostra al suo popolo in che modo parli. Nel De Decalogo, un'opera che interpreta i comandamenti, Filone commenta il passo di Esodo, dove è detto tutto il popolo vedeva la voce, tenfonè, e i lampi e la voce del corno e il monte fumante. E Filone si chiede, ma forse che Dio emise una figura della voce? Fones tropon proemenos? Ora, discutere più profondamente il senso della voce ci porterebbe lontano. Per ciò che deve ora interessarci, la risposta viene formulata in un altro testo, D'emigrazione a Brani. Scrive Filone, Mosè definisce udibile la voce che si divide in nomi e verbi, in generale nelle parti del discorso, tatu logum era, ciò significa che ne aveva una, era molto consapevole della teoria linguistica Filone. Ma qui si introduce la voce di Dio, Eufonen, che non si compone né di verbi né di nomi, mere maton, medonomaton. E pertanto, con esattezza, essa è detta visibile, in quanto è colta dall'occhio dell'anima. Interessante qui questa cosa per cui una voce, nel momento in cui smette di essere composta da nomi e verbi, diventa improvvisamente non solo udibile, ma anche visibile. Il Dio parla, si rende visibile nella voce. Non dice un enunciato, ma ciò che parla sembra essere non di meno necessariamente dover essere diviso o legato in parti, come se fosse un enunciato. Com'è possibile sciogliere questa apparente contraddizione? Vorrei a questo punto sciogliere i lacci del testo e rileggervi in epilogo la poesia di Nanni Cagnone, da cui come prologo sarebbe sorto il discorso. Quel che vogliono i legami, immedesimare e l'importanza del tempo, eccetera, eccetera. Il nodo senza nomi, prima che il nodo senza nomi sia disfatto, una sola corona nella fedele disposizione delle cose non presenti né assenti. In un passaggio che prefigura la terminologia impiegata da Bruno, si legge, Filone, il linguaggio è l'ombra di Dio, questa ombra che è eikon è archetipo delle altre cose. Come Dio è il paradigma dell'eikon, che gli chiama ombra, così l'eikon è il paradigma delle altre cose. E torniamo alla questione dell'iconicità, del logos. È il momento di provare a sciogliere il rapporto tra paradigma, eikon e l'analogia.
Dio scrive Filone è paradigma del linguaggio e il linguaggio a sua volta è paradigma delle cose. Fra Dio e il linguaggio vige un rapporto analogico. Che cosa può voler dire? La nozione è quella di paradigma, che vuol dire esempio. Dio è paradigma del linguaggio, Dio è l'esempio del linguaggio. Allo stesso modo in cui, ad esempio, il cacciatore è nel sofista platonico il paradigma del sofista. Ciò significa che Dio è in qualche modo come il linguaggio, il cacciatore è come il sofista. Ma in che modo? In questo senso il linguaggio si dice eikon di Dio, così come il sofista è un eikon del cacciatore, che è il suo paradigma. Eikon non significa meramente immagine, ma in un senso forte immagine simile. Cicerone, ma a caso, nel commentare il Timeo, traduce eikotos come similitudo, veri, eikos come similitudo. Ora, rispetto all'esempio o al paradigma, l'analogia è ciò che ne esplica il nesso. Il nesso tra un esempio e ciò di cui l'esempio è l'esempio. L'esempio è esempio di qualcosa, esempio di qualcos'altro oltre che di se stesso. È un rapporto inclusivo che è il contrario dell'eccezione, che è molto difficile da afferrare, ma cercherò di essere breve. Il punto è che fra Dio e linguaggio, come fra linguaggio e mondo, non può istituirsi una relazione paradigmatica, può istituirsi, scusate, una relazione paradigmatica, cioè esemplare, dal momento che Dio e linguaggio sono analoghi. Dio è l'esempio del linguaggio. Il linguaggio è dunque similitudine del suo esempio. Che cosa significa? Torniamo all'esempio certamente più semplice della relazione tra cacciatore e sofista. Il sofista sta al cacciatore come l'azione dell'uno sta all'azione dell'altro. Paragonando, Cicerone traduce analogia sempre nello stesso, nel commento, nella traduzione del Timeo con comparazio, paragonando l'agire dell'uno, il cacciare, all'agire dell'altro, che è l'obiettivo di Platone comprendere, perché non sappiamo cosa faccia il sofista, quale sia stato Unamis, in questione è l'intellezione di questo stesso agire. Non sappiamo che cosa faccia un sofista, ma dal momento in cui il cacciatore ne diventa l'esempio, è chiaro a tutti gli interlocutori che cosa possa essere o cosa possa avvicinarsi ad essere un sofista. L'esempio è qualcosa di illuminante e produce una parte di intelligibilità. Tornando a Filone, Dio, si diceva, è l'esempio del linguaggio, come il linguaggio lo è del mondo. Che cosa hanno in comune Dio e il linguaggio? L'ipotesi è che ciò che, a mio avviso, lega analogicamente Dio e il linguaggio sia infine la stessa intelligibilità. Dio ha l'intelligibilità del linguaggio, e cioè l'intelligibilità dell'intelligibile, così come il linguaggio, che è il suo eikon, ha l'intelligibilità delle cose che il linguaggio dice. È in questo senso che si può dire che Dio è l'esempio del linguaggio, cioè il veicolo per comprendere l'intelligibilità che nel linguaggio è in gioco. Quel che i legami vogliono, immedesimare, scrive Cagnone, e lo esprime con un inciso, cioè un sintagma che recide le dipendenze sintattiche. I legami vogliono immedesimare. Il tema del legame viene poi precisato come sigillo. Filone in un passo parla dello sfragissi, il sigillo mediante cui, da che Dio proferisce parola e costruisce il mondo, ogni essere risulta segnato. Il legame, già divenuto sigillo, è poi chiamato dal poeta nodo, un nodo senza nomi. È come se il nome allora fissasse nel tempo le cose. Quando invece si va con una cosa nuova per la bocca, quando ci si appresta al linguaggio, si allora con essa un legame più alto, un nodo che non passa per i nomi. Nella prospettiva più intrecciata, il nodo, che è senza ultima del legame, intende immedesimare, cioè rendere la cosa proferita essa stessa colui che la proferisce, è l'eikon, la relazione di similitudine analogica tra esempio e cosa. Il linguaggio è l'esempio del mondo. Mondo e linguaggio sono immedesimati in un legame più alto. Cagnone rischia allora un quarto e ultimo termine. La corona, dice. Corona, una corona. Quasi il legame di legame, il, come Platone definisce l'analogia, più bello dei legami, che riduce quanto più possibile all'unità se stesso e le cose che lega. Forse questa corona è appunto un'analogia, un legame di legame. Il legame, diceva Aristotele, non rivela alcunché. Il legame non significa la cosa. Il legame sospende la causalità del linguaggio e li riconduce a una sfera
che i linguisti chiamano funzione logica, che Filone, per conto proprio, aveva già chiamato diacosmesis. Col poeta la disposizione delle cose non presenti né assenti. Spero che sia stato interessante. Grazie Elenio, il percorso è stato piuttosto vertiginoso, l'ho trovato di grandissimo interesse, non so perché, ma continuava ad echeggiarmi nella testa Hegel, il legame, il linguaggio come comunanza della ragione, cioè sarebbe molto interessante rileggere la teoria hegeliana del linguaggio tenendo presenti tutte queste cose. Ancora una volta, anche in questo caso, emerge questa riluttanza dell'essere, questo fatto che questo bisogno, cioè del legame che lascia trasparire come una disperazione dietro a questo legame. Se non ci fosse il legame, è come un tenere insieme qualcosa che per sua natura tenderebbe alla disgregazione, al conflitto, alla perdita, è una cosa molto molto particolare. In realtà tu, rispetto alla prima lezione, è stato molto interessante questa tua illustrazione della dottrina di Filone, perché così il passaggio dal livello ontologico a quello logico epistemologico si è tradotto nei termini di una teoria di Dio, di una teologia, e nei termini di una teoria del linguaggio. Io credo che ci siano moltissimi punti di grande interesse che andrebbero naturalmente approfonditi e sviluppati, ma magari cominceremo a farlo nel dibattito. Credo che però abbiamo deciso di fare le due relazioni, no? Quindi sì. Diamo intanto la parola a Giulio. E poi ci riserviamo di tornare su questi temi dopo, anche perché così abbiamo anche modo di pensarci un attimo, no? Per elaborare magari delle questioni. Prego Giulio. Attenzione. Vorrei aprire con una brevissima nota, unendomi a quanto diceva Elenio in apertura. Io sono grato all'Istituto e a Fiorina non soltanto per aver accolto questo seminario e per aver promosso e promuovere gli stimoli che vengono da giovani ricercatori, quali siamo, ma soprattutto per aver fatto in modo che questo seminario potesse tenersi in presenza, che in un momento di dissolvimento di certi legami, diciamo, è particolarmente importante. E poi sono grato ad Elenio per la sua lezione, per il suo intervento, che mi ha regalato degli elementi che non conoscevo e che sono per me di stimolo al lavoro e all'approfondimento. Le significazioni e la nozione di desmos e sundesmos, vinculum e nexus nelle traduzioni latine che ritroviamo nei primi dizionari latini del XVI secolo e che a partire dal mondo greco hanno trovato larga diffusione, prima in ambito romano per poi essere inglobate nel contesto della patristica cristiana e infine nuovamente trasposte e riformulate da Medioevo e Rinascimento, sono molteplici e differenti. Quello che proverò a sviluppare in questa mia ricognizione è un'analisi delle significazioni giuridiche, teologiche e filosofiche delle nozioni rintracciabili nel diritto romano arcaico, nella patristica latina e nella teologia trinitaria, fino a giungere alla trasposizione della nozione di vinculum operata da Giordano Bruno, il quale riconduce la riflessione sul legame alla sua origine fisico-metafisica e non più teologica. La nozione di legame nel mondo latino proviene da lontano. Nel diritto romano arcaico delle 12 tavole, le cosiddette pandette, questa è originariamente associata al nexum, il vincolo di fede e di parola tra creditore e debitore. Come vediamo dalle slide,
nell'espressione cum nexus facet mancipiunque uti lingua nuncupatsit ita ius esto. Ecco, alla nuncupatio o mancipatio. Si tratta di una delle più antiche forme di obbligazione non contrattuale fondata sul rituale detto peraes et libram, con cui il creditore, tenendo nelle proprie mani una certa quantità di bronzo e pronunciando di fronte a 5 testimoni una damnatio, dichiarava l'entrata in vigore del nexum. Il debitore era così vincolato a lavorare al servizio del creditore fino all'imborso del debito contratto. Nonostante gli effetti concreti e le conseguenze materiali che potevano verificarsi dalla mancata restituzione del debito, il nexum si fondava esclusivamente sul rito e sulla parola. Questo non rappresentava infatti una necessità contrattuale, ma una necessità astratta o metafisica. Proprio in questo senso, Henri Lévy-Bruhl, George Lubitsch e Paul Hoblin hanno interpretato questa forma di obbligazione come ciò che permette di considerare le forme arcaiche del diritto romano in una dimensione magica e rituale. Vi è magia nel nexum, la misura in cui vi è un potere non contrattuale che cede il soggetto stesso e a cui quest'ultimo non può sottrarsi. La damnatio, pronunciata dal creditore, corrispondeva all'esercizio, all'atto di una pratica di potere essenzialmente magica. La magia legata al nexum si configurava come un mezzo tecnico in grado di garantire un diritto in un tempo in cui la contrattazione non implicava ancora un'obbligazione, ma era limitata alla forma di un impegno fondato innanzitutto sulla parola e sul rito. La magia rappresentava così la condizione richiesta per l'istituzione di un vincolo di diritto. Soltanto nel VI secolo d.C. la nozione di legame sarà pienamente espressa secondo la nota definizione del Corpus Iuris Civilis Justinianeo, e cioè obligatus iuris vinculum qua necessità ad restringimur aliquid solvende rei secund nostra civitatis. Ora, questi problemi non sono estranei a un'analisi delle formulazioni successive del vinculum. I concetti e il lessico del diritto romano non sono elementi confinati a un remoto passato, ma costituiscono una viva e a volte inconscia eredità terminologica e concettuale, rielaborata non solo nella letteratura giuridica, ma nel patrimonio teologico, politico e filosofico medievale e rinascimentale. Se in una prospettiva contemporanea questi ambiti del sapere possono essere distinti sia in base al linguaggio proprio a ciascuna disciplina, sia alle categorie concettuali utilizzate, questa separazione non sembra poter valere pienamente precedentemente all'età moderna. Il linguaggio teologico, politico, giuridico e filosofico e i rispettivi limiti tra questi ambiti sembrano rappresentare, almeno fino alla fine del XVI secolo, dei confini labili e mai pienamente definibili, sovrapponibili l'uno all'altro. Queste discipline si alimentano di uno stesso patrimonio terminologico e concettuale. Un caso particolarmente rilevante d'acquisizione e trasposizione di lessici e concetti provenienti dalla terminologia giuridica romana è legato al loro uso teologico cristiano. L'operazione compiuta dai padri latini della Chiesa si caratterizza per il recupero di un patrimonio, del patrimonio linguistico della cultura romana classica, riformulato e risignificato ai fini della creazione di un apparato terminologico e concettuale cristiano. Come osserva ad esempio Machiavelli nel secondo libro dei Discorsi, quando sorge una setta nuova, ci dice, cioè una religione nuova, il primo studio suo è, per darsi reputazione, estinguere la vecchia. E quando gli occorre che gli ordinatori della nuova setta siano di lingua diversa, la spengono facilmente. La qualcosa si conosce considerando i modi che ha tenuti la setta cristiana contro la gentile, la quale ha cancellato tutti gli ordini, tutte le cerimonie di quella, spenta ogni memoria di quella antica teologia. Vero è che non gli è riuscito a spegnere in tutto la notizia delle cose fatte dagli uomini eccellenti di quella, il che è nato per avere quella mantenuta la lingua latina, il che fecero forzatamente, avendo a scrivere questa legge nuova con essa, perché se l'avessero potuta scrivere con nuova lingua, considerato le altre persecuzioni, gli fecero, non si sarebbe ricordo alcuno delle cose passate. Quindi, come dire, l'aver conservato la lingua latina e l'aver utilizzato quella terminologia, quel vocabolario latino per dire, nominare delle verità o per portare avanti un discorso che non è più un discorso giuridico
o politico, dove il termine vinculum veniva utilizzato, ma per utilizzare quel vocabolario in un senso teologico, questo fa sì che vi sia rimasta traccia di ciò che c'era stato prima e quindi che non si sia attenta la memoria. Questo fenomeno descritto da Machiavelli di appropriazione e trasposizione del lessico pagano, risignificato dal cristianesimo ai fini della costruzione di un nuovo apparato linguistico e concettuale, ma attraverso quegli stessi termini dei cosiddetti gentili, è particolarmente visibile anche per quanto riguarda l'utilizzo del termine vinculum e della significazione che questo assume nella patristica latina e successivamente nella teologia scolastica. La presenza del lemma vinculum è attestata in diversi luoghi della Vulgata di Gerolamo, in particolare nelle epistole di Paolo di Tarso. In Colossesi, capitolo 3, versetto 14, ad esempio, l'amore e la carità sono definite come il vinculum perfectionis o syndesmos testa eleiotes. Secondo lo stesso modello, in Efesini, capitolo 4, versetti 2 e 3, l'Apostolo definisce la carità come il vinculum pacis in cui la comunità cristiana deve raccogliersi al fine di rimanere unita in un solo corpo. Solliciti servare unità dello spirito si vincolo paci. Ora, oppure, secondo la versione greca, to syndesmo tessa irenes. La formula vinculum pacis, ripresa dai Efesini, è ad esempio largamente utilizzata da Agostino per definire lo Spirito Santo come legame che unisce non soltanto il padre al figlio, ma l'intera comunità cristiana in un solo e unico corpo. L'importanza che Agostino attribuisce a tale espressione è testimoniata dalla frequenza con cui essa compare nel corpus, circa 130 occorrenze, di cui la maggior parte è rintracciabile negli scritti di condanna di letture considerate erronee o non ortodosse del cristianesimo. Come lo Spirito Santo unisce il Padre e il Figlio in una sola sostanza, allo stesso modo esso è il vincolo di pace in quanto raccoglie tra loro tutti i cristiani in una sola e unica Chiesa. In questa prospettiva appare chiara la ragione per la quale Agostino utilizzi l'espressione vinculum pacis, in particolare contro Donatisti e Pelagiani. Questi ultimi sono infatti responsabili di aver rotto l'unità della Chiesa e il vincolo di pace su cui essa era stata fondata. Lo Spirito Santo non è solo il vincolo di pace, ma anche vinculum perfectionis, ripreso da Colossesi 3,14. In quanto carità e amore, la terza persona rappresenta sia il legame teologico che permette di pensare l'identità tra il padre e il figlio, sia il vinculum pacis e perfectionis spirituale e civile su cui costruire l'unità religiosa e temporale delle comunità cristiane nel solco del messaggio e dell'opera dell'Apostolo Paolo. L'utilizzo delle espressioni vinculum pacis e vinculum perfectionis assume sin da subito, nella storia del cristianesimo, un valore non esclusivamente teologico, ma anche civile, laddove i due ambiti non sembrano essere pienamente distinti. Un'accezione particolarmente significativa e originale di vinculum e che va oltre questo piano che abbiamo osservato sinora è quella che compare nella conclusione del libro primo del Perifusion di Giovanni Scotto e Lugena, laddove questi fornisce una definizione dettagliata dei termini connexio e vinculum. Dice, in primo luogo, ammetti dunque questa definizione di amore. L'amore è un'unione ed un vincolo, grazie al quale l'universo di tutte le realtà esistenti rimane unito in nome di un'ineffabile amicizia e di un'unità indissolubile. Si può definire anche così: l'amore è il movimento naturale di tutte le realtà esistenti, che sono in movimento, e la fine è il quieto riposo al di là del quale non procede nessun'altra creatura. L'amore è quindi per Erigena la connexio di tutte le realtà dell'universo, il vinculum che tiene legata ogni cosa in un rapporto di amicizia universale e in un'unità indissolubile. L'amore è il modo naturale di tutte le cose, il fine, la quiete, al di là della quale non procede nessuna cosa. Amore è Dio, luogo di tutti i luoghi, coincidenza di tutte le cose. Attraverso i termini e i concetti di amor, connexio e vinculum, nonché mediante il richiamo, nella seconda parte della citazione, ai nomi divini dello pseudo Dionigi Areopagita, Eriugena recupera un patrimonio terminologico e concettuale più prossimo all'accezione greca e platonico-parmenidea del desmos come unità del molteplice, coincidenza di ogni manifestazione dell'essere, piuttosto che la formulazione paolina e agostiniana. L'accezione eriugeniana di vinculum, amor e connexio
costituisce un supporto all'elaborazione dell'idea di coincidenza che sarà proprio, come vedremo, a Niccolò Cusano e a Giordano Bruno. Questa formulazione del vincolo legame amoroso della molteplicità dell'esistente rappresenta un fondamentale presupposto nella cultura teologica e filosofica latina all'immagine di Dio e della natura intesi come connessione e coincidenza di tutte le cose. Oltre all'accezione agostiniana ed erigeniana di vinculum, è negli scritti di Tommaso d'Aquino che occorre ricercare un'ulteriore formulazione della nozione. Nei libri Supersentenziarium, riprendendo lo stesso passaggio dei nomi divini di Dionigi e Areopagita citato da Erigena, e a proposito della forza unitiva dell'amore, nonché la nozione di carità come vinculum pacis che avevamo visto presente nella lettera agli Efesini, Tommaso scrive Dionigi, riprende la stessa citazione originiana dello pseudo Dionigi, cioè noi chiamiamo amore divino, angelico, intellettuale, animale o naturale ciò che unisce e lo comprendiamo come un potere d'unione che unisce. Lo Spirito Santo è l'amore del Padre per il Figlio. Esso è dunque la loro unione, come visto dall'autorità dell'Apostolo, e cita lo stesso passaggio di Efesini, applicatevi a conservare l'unità dello spirito attraverso il vincolo della pace. E così l'amore ha natura di vinculi et nexus. Lo Spirito Santo è dunque il vinculum, il nexus, la forza unitiva, l'amore è la forza unitiva che lega il Padre e il Figlio in una stessa sostanza. Tuttavia, qualche riga oltre, Tommaso pone una distinzione nel modo di considerare la terza persona. Lo Spirito Santo è persona, in quanto procede, ma al tempo stesso si configura come amore o vincolo per il modo della processione dal Padre al Figlio. Dice, attraverso la processione, lo Spirito Santo procede come persona e così esso è distinto dal Padre e dal Figlio, ma per il modo della processione esso ha natura di vincolo o di unione tra l'amato e l'amante. Ogni amore è vincolo e unione tra l'amante e l'amato, allo stesso modo in cui il Padre e il Figlio si amano tra loro. E ancora, interrogandosi nel primo libro sulla scorta di Ugo di San Vittore, se lo Spirito Santo sia amore o persona, osserva come ogni amore che si rivolge verso un altro è il vincolo o il nesso che li unisce. Ogni amore rappresenta un vincolo e un nodo. Poiché lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio in quanto amore, esso non è soltanto persona, ma legame indissolubile sia in senso teologico, in rapporto alla Trinità, sia in senso ontologico, in rapporto all'ambito del creato. L'utilizzo di vinculum nexus e connexio sia nella definizione del ruolo intermedio della terza persona nel dogma trinitario, sia nella formulazione eriugeniana di Dio quale unione e legame universale, rappresentano due elementi particolarmente significativi tra XV e XVI secolo. Niccolò Cusano, ad esempio, rielabora in diversi luoghi delle sue opere il tema e il lessico eriugeniano della divinitas come coincidenza di tutte le cose, amor, unitas, nexus, connexio. Nel 17° capitolo del libro secondo del De Connectoris, egli definisce Dio un'infinita unità, uguaglianza e connessione, attributi questi che soltanto in un essere assolutamente semplice, quale Dio è, coincidono. Scrive, la divinità tuttavia è unità infinita, eguaglianza infinita e connessione infinita, e lo è certamente in modo tale che nell'unità vi sono eguaglianza e connessione, nell'eguaglianza vi sono unità e connessione, nella connessione vi sono unità ed eguaglianza. La connexio rende possibile l'unire, il legare, la perfetta eguaglianza e coincidenza del molteplice nell'unità divina. Essa è la manifestazione dell'amore con cui Dio, legando il creato e le creature, permette a ogni cosa, ognuna secondo il proprio grado e le proprie possibilità, di partecipare all'unità e alla perfezione divina. Ogni cosa è connessa e legata all'altra, al suo simile, al suo contrario e opposto, così come all'infinità di Dio e al suo infinito amore. Connexio e amor sono essenzialmente legati, posti l'uno e l'altro, in relazione all'unità di Dio. Cusano identifica questi due termini poiché entrambi rappresentano l'atto con cui la forza divina crea il mondo e lo mantiene eternamente legato. Da te stesso ricade inoltre la convinzione che quella connessione che esiste nell'unità è la più salda,
Vedi infatti che amore o connessione significano unità. L'amore, in effetti, unisce l'amante a ciò che è amato. Tuttavia l'amore o la connessione naturale che unisce la testa al tuo corpo non è diverso dall'amore che procede dall'unità e dall'eguaglianza dell'unità. Riformulando la nozione di legame recepita alla tradizione cristiana neoplatonica, Dio è per Cusano unità e semplicità assolute, infinito amore, connessione naturale e cosmica. Questa non è però l'unica accezione relativa alla nozione di legame. Nel De Possest, egli recupera e riformula in senso platonico il lessico tomista utilizzato nella definizione della Trinità come unitrinitarietà di Dio. Ho sintetizzato brevemente: Dio è absoluti posse quam nominamus patrem, il Verbo, il Figlio, quam quia est ipsius nominamus filius patris, e lo Spirito è il nexum, quam spiritu vocamus, cum naturalis sanor sit, nexus spiritalis patris et filis. Ora, Dio è per Cusano quindi coincidenza di posse ed esse, di possibilità e attualità, o meglio, di ciò che egli definisce di posse facere e posse fieri, cioè di potestà di fare e potestà di essere fatto, secondo il linguaggio che Giordano Bruno riprenderà e volgarizzerà. Colui il quale è in atto tutto ciò che può essere in potenza, quindi possest. Poiché dunque le cose stanno così, poiché cioè Dio è la potenza assoluta, l'atto e il nesso dell'una e dell'altra, ed è dunque in atto ogni essere possibile, è evidente che egli è tutte le cose, nel senso che complica in sé tutte le cose, che le racchiude complicatamente. In effetti tutte le cose che sono, in qualunque modo esse siano o che possono essere, sono complicate nel principio stesso, e tutto ciò che è stato creato o sarà creato viene espresso da quello stesso principio nel quale sussiste nel modo della complicazione. Se Dio è in atto tutto ciò che può essere, così però non è per il mondo creato. La creazione e le creature sono escluse dal rapporto di uguaglianza e coincidenza, che è riservato invece esclusivamente alla relazione tra padre e figlio, permanendo sempre uno scarto ontologico tra l'ambito finito della creazione e quello infinito della generazione. Su questo rimando agli studi di Pietro Setti, che ci sta seguendo, su Bruno e Cusano, e su questo tema sono dedicati dei capitoli fondamentali. In quanto unitrinitarietà delle persone divine, Dio è relazione di consustanzialità e di coeternità, assoluta uguaglianza e coincidenza di esse. Il rapporto tra il Padre e il Figlio per mezzo dello Spirito Santo rappresenta per Cusano il legame tra l'assoluta potenza, l'essere infinito e il loro nexus. Quindi ci sono due ordini di legami differenti, se vogliamo. Un legame che è quello tra padre e figlio, in cui c'è un rapporto di consustanzialità, perché c'è un rapporto di generazione e non di creazione, in cui c'è un legame indissolubile, e i legami invece che legano Dio al prodotto della creazione. Questi tre termini, posse, quindi possibilità, essere, attualità, e nexus, legame, nodo, sono in Dio una stessa e identica cosa. Soltanto nella relazione trinitaria tra Dio e Cristo per mezzo dello Spirito Santo vi è coincidenza assoluta di potenza e atto e del loro nesso. Lo leggiamo? Infatti, sempre dalle possess, infatti senza la potenza, senza l'atto e senza il nesso dell'uno e dell'altro non c'è e non può esserci nulla. Se qualcosa infatti fosse priva di uno di questi tre elementi, non sarebbe. In che modo infatti sarebbe se non potesse essere? E in che modo sarebbe se non fosse in atto? Dato che l'essere è in atto, e se potesse essere ma non fosse, in che senso sarebbe? È necessario pertanto che vi sia il nesso della potenza e dell'atto. Inoltre, il poter essere, l'essere in atto e il nesso dell'uno e dell'altro non sono cose diverse tra loro. Appartengono infatti ad una medesima essenza, dato che non costituiscono se non un'unica ed identica cosa. Ora,
dalla lettura delle opere di Brusano e indirettamente di Eriugena, di Dionigi Areopagita e dei padri della Chiesa, e dallo studio diretto invece dei testi di Tommaso d'Aquino e di Agostino, Giordano Bruno recepisce, riformula e traspone la nozione di legame dalla teologia alla filosofia naturale. Il legame non è più l'amore trinitario tra padre e figlio per mezzo dello Spirito Santo, ma il nexus, il vinculum amoris, che lega la materia e la forma, la potestà di fare e la potestà di essere fatto, che riconduce la molteplicità delle manifestazioni dell'essere all'unità della causa e del principio primo. Il rifiuto del dogma della Trinità e dell'incarnazione costituisce in Bruno non soltanto uno dei più importanti capi d'accusa durante il processo, durante il suo processo, ma un presupposto necessario nell'impalcatura teorica della sua filosofia. Dalla riflessione teologica sull'ambigua natura di Cristo, finita e infinita, contraddizione non ammissibile agli occhi di Bruno perché, cito, tra la sostanza infinita e divina, finita e umana, non è proporzione alcuna, com'è tra l'anima e il corpo, o qualsivogliano due altre cose le quali possono fare uno sussistente, chiusa citazione, egli riconosce, come la definiva Nicoletta Tirinnanzi, la dissimmetria che sussiste tra essere assoluto ed essere comunicato, e cioè la sproporzione tra conoscibile oggetto e conoscitiva potenza. Questa sproporzione tra finito e infinito costituisce il punto nodale e originario della filosofia bruniana, costantemente in bilico tra ombra e luce, tra l'uno e il molteplice, tra il complicato e l'esplicato, per riprendere i termini del linguaggio brusaniano che Bruno stesso recupera. Il rifiuto della Trinità e dell'incarnazione sul piano teologico è strettamente legato al modo di concepire il problema dell'infinito e della relazione tra il principio e i principiati, tra Dio e la sua generazione. Se l'incarnazione di Cristo e la distinzione trinitaria delle persone divine non sono legittime sul piano teologico agli occhi di Bruno, lo divengono però in una prospettiva ontologica e cosmologica in cui all'immagine di Cristo, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre, vi è adesso, cito, l'universo, che è il grande simulacro, la grande immagine e l'unigenita natura. Questo è un passaggio della causa in cui Bruno non a caso attribuisce all'universo, alla natura, i termini teologici con cui veniva generalmente nominato il Cristo. L'essere unigento non appartiene più a quella che è una contraddizione in termini, cioè un essere umano di natura finita e infinita, ma è la natura nella sua possibilità assoluta. E questa una radicale trasposizione delle categorie della tradizione teologica riformulate e applicate alla filosofia naturale. Come ha osservato Antonella del Prete, questo fenomeno non ha tuttavia il senso di una teologizzazione del mondo, ma di una naturalizzazione del divino, che perde le sue caratteristiche personali, antropomorfe, se vogliamo, che gli erano tradizionalmente attribuite dalla teologia cristiana. Bruno fonda il rifiuto del dogma trinitario sull'impossibilità di una distinzione reale delle persone divine, vale a dire di ciò che è assolutamente semplice e quindi indivisibile. Tuttavia, se questa distinzione appare inconciliabile sul piano teologico, egli traspone la terminologia trinitaria su di un piano ontologico, riformulando la nozione di relazione come vinculum e nexus, e qui cito ancora Pietro, impiegato non più in divinis, ma in naturalibus. Cioè, se in Tommaso in Cusano il legame poneva la coeternità e l'unione delle persone divine, per Bruno questo diviene ora il tramite che permette la relazione tra Dio e l'universo. In questa prospettiva egli opera un passaggio appunto da quella che veniva, da quella che Bruno definisce dalla fedele teologia a quella che è la vera teologia. Cioè la vera teologia non è più cantare Dio in un'immagine antropomorfizzando Dio, ma è liberare Dio da quell'antropomorfizzazione per farne uscire ciò che esso è, cioè un principio vitale infinito e insolubile, eterno. Quello che nasce e si origina come un problema di carattere teologico si tramuta in Bruno nel corso degli anni conventuali, a partire appunto dal 1500,
dagli anni napoletani al 1565 fino al 1576, che è l'anno della fuga da Napoli, nella presa di coscienza di una questione prettamente filosofica. Si tratta di una naturalizzazione della teologia e dell'immagine di Dio, una divinità nella quale non sussiste più separazione tra necessità e libertà, ma in cui la libera volontà di Dio è posta come assoluta necessità. Cioè Dio non può far altro che generare il mondo. Il superamento della distinzione della separazione tra libera volontà e necessità in Dio apre quindi ad una nuova immagine sia del divino sia dell'universo non creato ma generato dal Padre e di conseguenza infinito. Se dalla riformulazione dell'immagine di Dio Bruno ridefinisce la rappresentazione dell'universo, allo stesso modo l'affermazione dell'infinità di questo porta con sé un ripensamento di Dio. La generazione divina dell'universo non è il risultato di una libera volontà, ma l'espressione di una necessità. E ciò appare possibile in quanto quella tra Dio e l'universo è una relazione necessaria. Cioè, tanto l'universo ha bisogno del proprio generatore, di Dio, tanto Dio ha bisogno della propria generazione, cioè l'universo. Tra padre e figlio, tra Dio e universo, vi è in questo caso un rapporto di equalitas, pur essendo questi due termini distinti. Il prodotto della generazione divina non è pertanto una degradazione dalla causa, così come avveniva invece nelle fonti teologiche che abbiamo osservato sinora, ma essendo consustanziale a Dio, l'universo conserva l'infinità del Padre, seppure un'infinità esplicata, e cioè che si dispiega nello spazio e nel tempo, e non un'infinità complicata. E questa un'ontologia della relazione, per utilizzare ancora una definizione di Antonella del Prete, nel senso che Bruno istituisce tra due termini distinti, Dio e l'universo, un originario indissolubile vincolo simmetrico che porta a identificarli e a sovrapporli. Una relazione in cui non vi è alcun primato da parte di uno dei due termini sull'altro, ma in cui entrambi sono necessari e coeterni l'uno all'altro. Il primo è originario vincolo, vinculum amoris, rintracciabile negli scritti bruniani, e dunque proprio questa relazione tra il padre e il figlio, non nel senso espresso dalla teologia trinitaria, bensì dalla vera teologia o filosofia naturale, in cui l'universo è il prodotto della generazione, né? L'immagine della divinità immanente, ma conoscibile, dice Bruno, difficilissimamente anche in vestigio. Cioè è un'unità immanente, ma che sul piano della conoscenza resta trascendente, non è mai pienamente conoscibile, perché l'infinità non è mai pienamente conoscibile da qualcosa che ha una forma racchiusa, finita, come può essere l'essere umano. Una trascendenza immanente di Dio, che pur essendo intimamente presente nella natura, non si disvela e non si esaurisce mai pienamente. Alla radice di questa trasposizione della relazione trinitaria, vi è da parte di Bruno il tentativo di rilegittimare la filosofia naturale come originaria rispetto alla teologia cristiana e di liberare e restituire quelle categorie e quel lessico alla loro fonte più autentica, cioè a quelle tradizioni presocratiche e platoniche che abbiamo osservato. Non so se ho ancora del tempo, certo, per poter portare un esempio di dell'operazione che Bruno fa in termini, come dire, piuttosto concreti. E cioè, questa operazione di naturalizzazione del lessico e delle categorie teologiche restituite alla loro origine filosofico-naturalistica, noi le troviamo in maniera particolare nella riflessione sul rapporto tra Dio e universo e nella ripresa da parte di Bruno del tema platonico del timeo, dei desmoi o dei vincoli che determinano la dissolubilità, indissolubilità del mondo o, come vedremo, dei mondi. Si tratta di un esempio che ci aveva fatto Marco Donato qualche durante il suo intervento, e cioè l'idea che l'universo, il mondo sia dissolubile, ma non si dissolverà. Perché? Perché il demiurgo ha legato il mondo con dei vincoli fortissimi che fanno sì che questo non possa disciogliersi. Ora, come ha osservato Miguel Ángel Granada, Bruno recepisce questo tema nella Cena delle Cene, nel Della Causa, nel dell'Infinito Universo e Mondi, quindi nei dialoghi italiani, così come nelle opere latine, nel De Immenso, è un tema largamente presente. Come ha osservato Granada, è Marsilio Ficino a costituire il canale di mediazione attraverso il quale Bruno recupera e riformula la fonte platonica.
Nella traduzione siciliana del Timeo, il desmos, con cui il demiurgo lega gli astri o dei, diviene il vinculum ad vitae custodiam quam nexus filii, cioè il vincolo che custodisce il nodo. Bruno accoglie e fa suo il lessico siciliano nel definire il legame originario dell'essere del cosmo al padre generatore e ordinatore, recependo la nozione di desmos e syndesmos, vinculum nexus, dall'idea platonico-parmenidea delle catene dell'essere e dei legami del cosmo in una prospettiva ontologica e cosmologica infinita. Tuttavia, se nella fonte ficiniana con il termine mondo si intendeva l'intero cosmo, secondo il modello platonico, questo assume ora il significato di astro o pianeta all'interno di un universo infinito, in cui i mondi sono molteplici. Ciò emerge in misura maggiore negli articoli Adversus Peripateticos, che raccolgono le tesi pronunciate da Bruno contro la fisica e il decello di Aristotele in una disputa parigina al Collège de Cambrai avvenuta il 28 maggio 1586. Commentando il primo libro del decello aristotelico, egli sostiene che i mondi, sebbene siano corruttibili in quanto generati, sono talmente prossimi al primo efficiente da essere perciò legati a esso da tenacissimis vinculis. Il ricorso a questa espressione consente di rilevare la presenza della nozione di desmos, vinculum nexus, nel senso che sarà proprio alla terza parte del de vinculis, vale a dire di vinculum cupidinis o amoris, legame d'amore tra il principio e i principiati. L'utilizzo del termine e della nozione di vinculum nell'ultimo dei trattati magici, proprio il de vinculis che abbiamo osservato ieri grazie all'intervento del professor Cambi, è strettamente connesso e non separabile dalla precedente riflessione ontologica e cosmologica che compare a partire da quella che è stata definita da Tristan da Gronte, uno studio di Bruno, un'opera propedeutica alla comprensione dell'apparato ontologico della filosofia di Bruno. Nell'articolo 15 della seconda sezione del De Vinculis, analizzando le attrazioni che legano i composti naturali, Bruno osserva come queste ultime siano assolutamente instabili rispetto invece a quei tenacissimi vincoli, nonché principi eterni instancabili, che legano tra loro i grandi numi o pianeti, ambasciatori della potenza infinita di Dio. Questi non sono mai toccati dalla stanchezza, ma sempre costanti e in equilibrio sono avvinti alla causa e principio primo in un'assoluta beatitudine, non venendo mai meno la loro attrazione e il loro amore. Eccolo, ma se esistessero delle realtà nelle quali i principi non vengono mai meno, del tipo forse degli astri e dei grandi animali del mondo o non, che non sono toccati dalla stanchezza e nei quali il ritmo di afflusso e deflusso della sostanza è sempre costante e in equilibrio, allora esse resterebbero avvinte in se stesse in assoluta beatitudine. Anche qui c'è un doppio livello di legame, cioè quello che lega la causa prima, il principio primo, agli astri, ai pianeti, ai mondi, e i legami invece che sono a un livello diverso, che sono i legami particolari che noi osserviamo nella rete di relazioni umane. L'operazione bruniana che possiamo rintracciare in questa trasposizione, riformulazione della nozione di legame dalla teologia alla filosofia naturale, è a mio avviso il tentativo di riportare non soltanto il linguaggio relativo al vinculum, ma la riflessione ontologica e filosofico-naturalistica alla sua radice fisico-metafisica presocratica, inverando i motivi latenti di quelle tradizioni filosofiche platonico-parmenidea e atomista a cui Bruno attinge sempre indirettamente. Vi ringrazio. Grazie Giulio, bellissima relazione. Come dire, anche qui ci sono molte suggestioni, molte trasformazioni, slittamenti concettuali, ritorni, no? Nuove apparizioni, ritorni, veramente tanto materiale su cui riflettere. Ti ringrazio. A questo punto forse possiamo, no? Iniziare la discussione. Come avete fatto ieri? Avete raccolto tutte le domande? Abbiamo raccolto un po' di domande. Un po' di domande, sì. Poi. Allora cominciamo. Sì, 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 adesso diciamo metto qui, cedo questo posto alle. Io cedo questo posto a
coloro che vogliono fare le domande, questa è la pianta. Prego, chi comincia? Prego. Buonasera e grazie per le relazioni. In realtà la mia è una domanda brevissima. Considerato che Elenio ha fatto cenno al tema della materia, volevo chiedergli appunto di tornare sulla questione della materia in filone e più specificatamente chiedergli da profano se la concezione della materia filoniana è assimilabile a quella platonica, faccio riferimento in particolare al Timeo, cioè se la materia è concepita come un principio coeterno e opposto al cosmo noetico, o se la concezione della materia di Filone è già una concezione analoga a quella che comunemente ascriviamo alla tradizione giudaico-cristiana, seppur in modo controverso, cioè se la materia è concepita da Filone come un effetto o un prodotto delle operazioni poietiche del Logos Divino. Grazie. Grazie, volevo fare una domanda, in realtà entrambi, quindi voi due voglio di rispondere, anzi due domande. Una è se studiando queste cose avete incontrato da qualche parte quindi è una figura esemplare, un'istanza che scioglie i legami, cioè se c'è una figura che viene indicata come ciò che scioglie i legami o che opera una particolare resistenza a ciò che lega. E la seconda domanda, ancora più generica, e magari vi rispondi brevemente, è se, questa è retorica la domanda, insomma, se avete trovato delle implicazioni politiche nel concetto di vincolo, che mi sembrano fortissime, ma che forse sono anche legato, come dire, alla concezione ontologica, cosmologica che avete esposto in questi modi. Grazie. Posso io? Prego. Vabbè, intanto abbiamo tempo, parleremo tutti, quindi prego, prego. Pietro. Ah, credo, ok, grazie. Allora, no, pensavo che stesse qualcuno dal pubblico. Allora, io ho una domanda per entrambi. Allora, a dottor Ceccherini volevo chiedere di tornare un attimo sulla questione del linguaggio, in particolar modo sul rapporto tra linguaggio ed essere. Nel senso che io ho visto, per come lei ha presentato Filone, e per quelle che sono anche le mie letture di Pico, di Proclo, che vi è appunto una, diciamo, assoluta coincidenza tra linguaggio ed essere, per cui vi è una, diciamo, interpretazione iperrealistica del linguaggio, cioè le parole, che sono anche le parole con cui Dio crea il mondo, sono il mondo stesso, quindi le parole sono le cose. Ora, la mia domanda è, data questa impostazione, qual è lo spazio? Come si fonda invece la presenza dell'opinione comune, della molteplicità dei discorsi, che chiaramente possono essere o dovrebbero poter essere anche falsi, tra virgolette, i discorsi degli uomini? Oppure non si approda invece ad una posizione radicale, come secondo me di fatto poi è quella di Pico, per cui il falso in senso assoluto non esiste, perché il linguaggio coincide con l'essere, quindi è una posizione, come dire, che potremmo definire appunto quasi vetero parmenidea, no? Questa è la domanda appunto che volevo porre a Ceccherini. E invece a Giulio, che ovviamente ringrazio per le tue generosissime citazioni, volevo chiedere due cose. La prima in realtà è una questione che io ho da tanti anni, da quando leggo Bruno. Da come tu hai posto il rapporto fra Dio e l'universo, con il quale io sono perfettamente d'accordo, cioè alla fine come una sovrapposizione che rende i due termini indistinguibili. Ma si può parlare di panteismo bruniano? Perché ogni volta, come dire, che ho provato a usare questa parola, sono stato sempre un po' preso, come dire, a male parole, appunto, dagli astanti, come se usassi un linguaggio, come dire, vetero ottocentesco,
che non facesse altro che, come dire, banalizzare tutta la profondità della filosofia bruniana. Io non vedo niente di male a dire che un autore sia panteista, né per questo penso che questo, come dire, aggettivo sminuisca, come dire, la profondità e le venature del suo pensiero. Volevo sapere la tua opinione al riguardo, visto che comunque anche oggi nessuno continua a usare questo termine, per me in modo incomprensibile. La seconda domanda era una domanda che volevo porre anche ieri a Maurizio Gambi, però visto che alla fine tu hai toccato il De Vinculis, viene molto bene anche per te. Cioè, a un certo punto tu hai parlato giustamente del della causa e dell'inconoscibilità, no, del principio. Ora Bruno nel della causa dice: siccome il principio è inconoscibile, la causa prima è inconoscibile, anche le cause seconde che dipendono totalmente dalla causa prima per questo sono inconoscibili. Quindi di fatto una conoscenza precisa, qui Cusano ci insegna, anche di un qualsiasi ente naturale è impossibile. Questo almeno è della causa, no? Motivo per cui non si può risalire dal mondo a Dio, dagli effetti alla causa. Ora, nel De Vinculis, a quanto dici tu e a quanto leggeva anche Maurizio ieri, diceva che il mago doveva in qualche modo avere, per poter agire, una conoscenza del tutto, una teoria della natura, una teoria dell'intero. Ora io mi chiedo se non ci sia una forte tensione fra i dialoghi italiani e il De Vinculis, nel senso che è difficile tenere insieme queste due istanze, come se lui nel De Vinculis a un certo punto, è quello che, questo che volevo chiedere a Maurizio, una volta fallito il suo progetto politico fra Francia ed Inghilterra, avesse, come dire, decolato dai dialoghi italiani ovviamente, avesse completamente cambiato strategia. E questo poteva voler dire in qualche modo anche, come dire, rivedere alcune posizioni fondative dei dialoghi italiani. Perché una teoria del tutto nel della causa, data la, diciamo, la critica epistemologica alla teoria naturale, alla teologia naturale, non si giustifica. Ok, grazie. Troppo lungo. Grazie, abbiamo ancora un paio di domande, sì, per, diciamo, già prenotate. Sì, grazie ancora. Io volevo chiedere, volevo cercare di riassumere brevemente alcune questioni che mi sono state ad ascoltare Elenio, soprattutto, cioè, prova a riassumerle sotto questo titolo che tu stesso hai utilizzato in apertura dell'intervento, e cioè trascendentale negativo, nel tentare di definire il legame. Appunto perché è un concetto che non è immediatamente, perché trascendentale dovrebbe rappresentare l'istanza di massima intelligibilità dell'esperienza, perché dovrebbe essere negativo? E in virtù di questo volevo chiederti se secondo te, se in questa tua analisi del concetto di legame come possibilità del discorso, come nesso fra essere e discorso, non ci sia una certa difficoltà analitica, cioè di comprensione, difficoltà di intellezione, diciamo, proprio perché trascendentale negativo allude a qualcosa che dovrebbe essere intuitivo e non intuitivo. In questo senso, nel senso, poi non so se sia una, se abbia senso come parallelo, però questo senso, diciamo, non kantiano di trascendentale, mi sembra molto simile a quello attorno a cui si affaticano Husserl e Heidegger nel tentare di definire il proprio metodo. Proprio perché appunto si tratta di definire qualcosa che nel discorso propriamente non c'è, se ho ben capito quello che cercavo di dire, cioè perché non c'è, ma non perché non ci sia tout court, ma perché è il farsi del discorso è quello insieme di sintesi e di aerei che lo tiene insieme. Quindi, diciamo, questa era la prima questione che ho cercato, cioè ho provato a cercare di dire, anche se ci sarebbero moltissime altre cose che volevo chiedere. L'altra, che però vabbè, diciamo, un po' collaterale, è se questa, diciamo, questa costellazione di questioni non possa essere ravvisata anche in due testi di Benjamin, e cioè quando, cioè quello sul linguaggio in generale, il linguaggio dell'uomo, che se non sbaglio è stato scritto più o meno negli anni in cui lui leggeva Kant. Però questa è detta anche in modo molto, molto grossolano, diciamo, quindi non so neanche se possa essere
una suggestione troppo precisa, però sì, anche ringrazio per le relazioni che mi sono veramente piaciute moltissimo. La mia domanda in parte si riallaccia a due delle domande che sono state fatte precedentemente e riguarda appunto questa questione del rapporto tra linguaggio e essere in filone, per come l'abbiamo vista. Perché abbiamo visto anche nei giorni scorsi come ci sia un legame tra il concetto di nesso e anche il concetto di prassi. L'abbiamo visto attraverso la magia, l'abbiamo visto anche diciamo, in varie occasioni, cioè di forzare questi vincoli o assecondare questi vincoli per modificare la realtà in un senso che ci appare proprio. E mi chiedevo un po' sulla scia della domanda che è stata fatta prima, cioè se Dio non è solo colui che pone, ma in qualche modo è anche colui che ha già preordinato i legami, come si pone in questo senso non solo il linguaggio dell'uomo e quindi la verità o la falsità delle proposizioni, che potrebbero essere appunto, non so, rispondenza o non rispondenza a questo tipo di legame, ma la capacità dell'uomo di agire su questo legame. Cioè se, ovvero, il concetto di prassi è una cosa che ancora resta sullo sfondo, o se già lì, forse attraverso il concetto di materia anche forse, l'unico concetto di prassi sia questo cercare di portare il mondo, diciamo, dove c'è anche la materia, quindi il mondo non delle idee, ma quello, tra virgolette, reale, per loro meno reale, verso il mondo delle idee, o se ci sia un'altra nozione di prassi possibile in questo tipo di configurazione tra linguaggio e essere. Dite, vogliamo fare intanto un primo giro di risposte, visto che sono state, le questioni sono anche diverse, quindi... Irene, vuoi cominciare tu? La materia è una materia molto dibattuta, cosa sia. Però è chiaro che molto, è chiaro che non è una materia, non è increata, ovviamente, non è generata, non preesiste, ma una materia prodotto del demiurgo, ma non è prodotto del logos. Cioè la creazione avviene in simultaneità. Quindi simultaneamente il pensiero pensa materia, la sua disposizione, e il logoi come forma che nella materia, attraverso la materia poi si esplica. Almeno questa è l'idea che mi sono fatto io leggendo le fonti. Però poi ci sono degli interpreti come Breyer che tendono a riportarla al concetto della materia informe, inerme dello stoicismo, che sottende e di cui dispone come qualcosa di esterno, ma che non viene però creata nell'atto stesso, cioè viene creata, quindi è sicuramente una cosa creata, e appunto, ma che ha una sua coesistenza in quanto tale nel momento stesso in cui viene creata, una exit, quindi produce, va. Però è chiaro che questa simultaneità mi sembra influenzare molto nel senso appunto di un prodotto del nous. Poi la chiama a volte Iule, a volte Usia, e Diolo Niule. Non so se sono stato sicuramente, però è un punto molto molto dibattuto questo. E poi allora la questione di Nicoletta, se c'era un legame che si lega. Nelle fonti lì, insomma, le due cose sono tenute abbastanza sempre insieme. Quello è il paradosso poi fondamentale. Cioè questa materia è creata, è pensata, ma è pensata nel suo ornamento, cioè nella sua cosmesi, quindi già molto ordinata nelle parti,
ma al contempo, e questo è il paradosso di cui nel progetto di Bana, al contempo ne è pensata la possibilità di dissoluzione. Quindi, ed è anche quella tensione che io volevo mostrare mettendo in luce, diciamo, i due modi del logos, per cui Dio preferisce un'unità che è, diciamo, costituita da, non costituita da parti, è un'unità indeterminata, però poi si specifica che le singole creature devono essere delle distinzioni. E quindi perché, in che modo le due cose possono stare insieme, in che modo c'è questa tensione tra l'elemento solvibile e quello dissolvibile. Questa cosa si lega, questa questione si lega forse immediatamente al problema che poneva Pietro della possibilità di un'antropologia negativa. C'è un testo di Francesca Simeoni sull'antropologia in filone, uscito da poco, Trascendenza e cambiamento, e giustamente nota che proprio questo, come dire, che in ogni caso, cioè Dio ha rivelato all'uomo il suo logos, no? Non è qualcosa che il linguaggio non lo si ha per natura, il linguaggio della creazione. Dio l'ha rivelato e Filone lo vuole, attraverso l'allegoria, interpretare, ce lo vuole rendere. Ma è attraverso appunto l'interpretazione della tua rivelazione che l'uomo può attingere al logos, e quindi al logos proprio. Altrimenti l'uomo si sbatte comunque all'interno di un logos improprio, e i nomi sono di per sé sempre impropri, ma sono proprio impropri nel momento in cui ci si distanzia dall'esegesi. Per quanto riguarda poi appunto questa dell'esegesi, si può legare forse anche all'ultimissima domanda, la capacità di agire. Il logos, insomma, è stato dato, ogni lettera è una cosa creata, ovviamente. Tra l'altro la lingua ebraica è identica per Filone al greco, perché i 70 hanno tradotto sotto ispirazione, quindi il greco cioè, è la lingua di Dio, da questo punto di vista per Filone almeno. Però questo logo, cioè il significato del logo, ovviamente è nascosto dal simbolo e dall'icon. E dunque tutta l'intenzione è quello di ovviamente comprenderlo, però poi è importante, nel decalogo, effettivamente quest'opera che narra della legge, cioè dei comandamenti, forse c'è la risposta, ecco, forse c'è la risposta a entrambe le domande, non sto pensando, c'è lì, perché lì appunto si dice l'opera di creazione è un proemio ai comandamenti, cioè, come dire, quindi la creazione è un po' come le leggi in Platone, è un proemio alle vere leggi. Quindi adesso, attraverso la rivelazione a Sinai, noi abbiamo un racconto che deve in qualche modo persuadere, dice Filone, ad apprendere le leggi, perché poi la vera prassi è lì, cioè, quindi non essere in qualche modo assimilarsi, per tutta l'etica dell'assimilazione, ovviamente di derivazione platonica, assimilarsi a Dio per tramite dei comandamenti e poi delle leggi specifiche, dopo la Filone sono effettivamente nella propria tradizione, sono catalogate, lette, interpretate. Quindi forse il linguaggio, volevi aggiungere qualcosa? No, forse il linguaggio è appunto passa necessariamente per le leggi, insomma, ha un'attinenza, perché poi tutto il discorso in fondo è questo. Linguaggio essere, l'essere indicibile, l'indicibilità, no? Imi, ego, imi, on, colui che l'essente, però non si può dire nel suo nome proprio. Cioè, l'idea che mi sono fatta è cioè, il dispositivo teologico giudaico e poi cristiano è una grande, come dire,
è un modo per scindere attraverso la volontà tra il linguaggio e l'azione, o comunque tra l'essere e l'agire, per cui l'indicibilità di Dio è ciò che in qualche modo garantisce la presenza del Logos nel mondo e nelle azioni, perché il fatto che l'essere sia indicibile fa sì che le essenze dell'essere debbano essere cercate nell'azione, cioè nel mondo, cioè nel creato. Quindi perché noi quando tutti gli attributi e tutte le appellativi che diamo a Dio sono appellativi detratti dalle sue azioni nel mondo. Quindi il mondo è, come dire, lo specchio che però pone un limite, e di cui noi possiamo sempre solo ragionare intorno a attribuire dei nomi che sintetizzano le azioni. Però a monte c'è questa indicibilità, che è quasi proprio un dispositivo di barrage. Quindi in virtù di questa indicibilità le azioni si esplicano nel mondo, e noi dobbiamo nel mondo, attraverso i comandi, attraverso le disposizioni etiche, eccetera, cercare di avvicinarci il più possibile a questa a delle pratiche, fermo restando l'indicibilità, cioè l'essere preso in questa logica della sua scissione in un agire, cioè non è esso stesso qualcosa che si agisce, benché nella creazione la parola è fatto. Tanto sì, la parola ebraica per dire la cosa significa anche fatto, cosa. Quindi quello che viene detto è una cosa. Però appunto c'è questo, quando si introduce questo problema della legge e dell'agire, cambia tutto. C'è da fare uno studio molto più approfondito di quello che sono in grado adesso di... Vabbè, il trascendentale negativo. Trascendentale negativo. Vabbè, hai aggiunto una cosa molto importante. Come dire, forse non sei... la mia era meramente un'analisi, cioè una questione metodologica. Nel senso, come comprendere questi testi, e mi sembrava che il punto principale di questo testo non era tanto, di questa tradizione, non era tanto quello di comprendere che cosa rendeva possibile il legame, ma cosa il legame rendeva impossibile, perché c'è sempre lo spettro di questa materia che è stata creata contemporaneamente disordinata e ordinata, questo paradosso. Allora c'è sempre questa materia che pulsa nel suo disordine, e che però... Allora l'idea è nel suo slegame, come dire. E allora quell'impostazione metodologica era dire che cosa impedisce di pensare al legame, impedisce di pensare a questo fondo nascosto che è difficile da tematizzare. E quindi questo. Su Benjamin non ci avevo mai riflettuto, è possibile. Mi viene in mente un'altra cosa a proposito del fatto politico, cioè questo, nella seconda versione del saggio sull'opera d'arte di Benjamin c'è una nota sul concetto di classe, cui Andrea Cavalletti ha dedicato un bel saggio, e c'è questa idea di Auflockerung, cioè di distensione dei legami. La massa, lui contrappone la massa e la classe, la massa cioè ancora il ricorrere di un concetto di legame all'interno di concettualità politica. La massa, dice, è un'unità passiva e reattiva, che è legata da un capo, da un mito, da un'idea, dalla legge, mentre la classe rivoluzionaria è l'allentamento dei legami della massa, cioè quando la massa allenta i suoi legami viene fuori una classe, cioè viene fuori appunto un soggetto, anche se non sono i termini di Benjamin, che è rivoluzionario. E la violenza non intesa come dispositivo che poi entra nella legge, ma la violenza nel senso puro del termine, è questa cosa che allenta i legami che costituiscono una massa. Ecco, spero di parlarne poi in privato con ciascuno, di approfondire, che possiamo anche lavorare insieme su queste cose che sono molto interessanti, perché contengono proprio i paradigmi di quello che stiamo, cioè il legame si è rivelato una nozione centrale. Bene, ho risposto più o meno a tutti, più o meno. No. Va bene, comunque vediamo poi magari se c'è un'altra, ti richiamiamo. Adesso intanto diamo la parola a Giulio. Yeah.
Intanto grazie per le domande. Partirei diciamo, dalla sollecitazione che veniva da Nicoletta. Che cosa slega, che cosa fa sì che si perda un legame? Nell'abbozzo del De Vinquis, che è un brevissimo manoscritto che sta nel De Vinquis, ma che fa, come dire, che è a sé, che era una bozza, anche quello ovviamente incompiuto, Bruno pensa alla sfera del bisogno, quindi alla fame, ad esempio, o anche alla morte, come degli elementi ovviamente che spezzano i legami. E c'è però un elemento ancora più importante, che la cosa che scrive proprio invece nella prima parte del Vinculis, e cioè l'amore, la filautia, come l'elemento necessario sia per vincolare sia per sciogliere i legami. Ci dice chi è in grado di accendere la filautia, l'amore in un soggetto, allora quello sarà in grado di muovere quel soggetto come desidera e quindi di far sì che possa legarsi a più elementi. Chi è in grado di far scaturire in un soggetto la passione, la collera, la tristezza, eccetera, quel soggetto sarà in grado di legarlo in tutte le sue forme. C'è un elemento, secondo me, particolare e interessante rispetto al discorso più generale sul legame come elemento naturale, universale, e che forse si ricollega ad alcuni elementi che citava Elenio, e cioè che a mio avviso, ad esempio, nei testi di Bruno, non soltanto nel De Vinquis, ma anche nei testi fisici come dell'Infinito Universo, ad esempio, noi ritroviamo due ordini di legame. Cioè, l'amore è, questo è quello che scriveva Fulvio Papi, l'amore è la ragione metafisica, fisica e metafisica dell'universo di Bruno, della natura di Bruno. E io credo sia vero. L'amore agisce a due livelli distinti. Agisce a un livello individuale, particolare, laddove l'essere umano, ad esempio, si lega a qualcun altro in virtù la filautia che cos'è? È conservazione di sé, quindi volontà di conservarsi e allo stesso tempo di unirsi a qualcuno per conservarsi o per espandersi. Ecco, ma questa dinamica non è soltanto una dinamica individuale, è in realtà una dinamica naturale, fisica, universale, che agisce a livello atomico. Cioè, dice, gli atomi si aggregano e si aggregano formando un corpo e si disgregano in virtù di un principio d'amore. Quindi, in realtà, la disgregazione di una singola forma particolare nell'universo e quindi lo scioglimento di quei legami è funzionale al mantenimento di un legame più grande, che è un legame cosmico universale. Cioè, il ciclo di nascita e morte, che Bruno non legge in termini di nascita e morte, ma di generazione e rigenerazione, è assolutamente necessario al mantenimento di un vincolo d'amore, che è un vincolo d'amore universale che tiene insieme l'universo e che fa sì, ad esempio, che i pianeti, i mondi, non si dissolvano. Sul piano politico, assolutamente c'è un passaggio al piano politico. E anche qui, secondo me, questo noi non lo vediamo soltanto nel De Vinquis, che sembra un po' l'equivalente di una sorta di principe di Machiavelli portato a un ragionamento politico e naturale al tempo stesso, il De Vinquis, ma noi lo troviamo già nei dialoghi, in realtà, già nel Della Casa, che è un dialogo ontologico, che è una riflessione ontologica, e lo troviamo laddove Bruno ci dice che il compito del sapiente, del filosofo, la profonda magia, è saper trarre il contrario, quindi ricavare il contrario, saper far scaturire la contrarietà dopo aver trovato il punto dell'unione. Cioè, nel momento in cui abbiamo compreso in che modo le cose sono legate tra loro, questo ci dà la possibilità di agire anche sui contrari.
E quindi questo funge in un certo senso da modello di azione politica o di riflessione politica. Perché? Perché noi possiamo ristabilire dei legami tra cose che sono contrarie tra loro, e cioè tenere insieme individui differenti all'interno di una stessa comunità, perché abbiamo compreso un modello, che è quello naturale, che tiene insieme corpi che sono apparentemente differenti e sono opposti. Quindi questo è un paradigma in un certo senso politico. Su questo vengo anche alle domande di Pietro. Ecco, io faccio difficoltà a pensare alla questione del panchevismo, in realtà, nel senso perché trovo che sia un termine che assume una, come se immediatamente assumesse una connotazione negativa, non so neanche spiegarne in realtà la ragione. Però mi sembra che in Bruno, più che un'istanza panteistica, in realtà ci sia un'istanza, appunto, ci sia una fortissima presenza nella lettura del commento ficiniano al Parmenide, e ci sia una fortissima Parmenide, come dire, recepito anche attraverso altri canali, che sono ad esempio appunto le letture di Tommaso e di Alberto Magno, le critiche che noi ritroviamo alla filosofia eleatica, al Parmenide in particolare, in Alberto e in Tommaso, vengono capovolte da Bruno. E sono motivi che ritroviamo anche, non a caso, nei testi di Alberto e di Tommaso, laddove compare il nome di Parmenide, criticato, riprendendo la critica che era stata di Aristotele, compaiono anche i nomi di Davide di Nonte e di Avicennolo, che sono due fonti anche lì dirette di Bruno. Ecco, a mio avviso in Bruno c'è in realtà il tentativo di riproporre un discorso sul rapporto tra unità e molteplicità, piuttosto che parlare di Dio, mi sembra che lui voglia parlare esattamente dell'uno, che è quello che poi fa nel punto di dialogo della causa. Quindi io non so dare una risposta sul panteismo di Bruno, però appunto tendo a vedere piuttosto gli elementi dell'eleatismo interni alla riflessione bruniana come un tema centrale. Rispetto alla questione della conoscibilità del mondo, della causa e quindi della teoria generale di tutte le cose, ecco, anche lì, quando si fa riferimento ad una teoria generale, io credo che in realtà Bruno riprenda quanto affermava già nel della causa, cioè quando dice appunto ritrovare il punto dell'unione, per me quello è un passaggio cruciale, fondamentale. Ritrovare il punto dell'unione significa ritrovare e riconoscere come le cose sono legate, perché tutto è legato. E è chiaro che non c'è, dice la, nel della causa pone la distinzione tra causa e principio. La causa è ciò che è che causa qualcosa, ma che non è presente necessariamente nella cosa, a differenza del principio, che invece principia e allo stesso tempo permane. Ecco, quindi da questo punto di vista la causa è inconoscibile per definizione, perché non è presente lì, e quindi noi non la possiamo rintracciare. Vado a memoria, ma mi sembra, come dire, che lui porti l'esempio di Apelle, del fatto che noi nelle statue di Apelle non possiamo ritrovare in modo necessario l'autore di quelle statue. Quindi c'è una trascendenza di una causa, però allo stesso tempo quella causa è anche principio, e quel principio invece è immanente. Quindi, a mio avviso, la trascendenza è la trascendenza di qualcosa che è inconoscibile. Poi è chiaro che ci sono dei passaggi problematici su cui non ho una risposta certa, evidentemente, ma ad esempio lo stesso discorso sui pianeti o i mondi, lui li chiama numi, ambasciatori della infinita potenza. Perché? Perché osservando quelli e capendo, riconoscendo il modo in cui quelli si muovono, vivono, in che modo funziona quella parte dell'universo, ecco, noi abbiamo una manifestazione dell'infinita potenza di Dio, che però, essendo appunto infinita, non è mai effettivamente coglibile. C'è un elemento, e anche qui magari mi richiamo ad alcuni aspetti dell'intervento di Elena rispetto al linguaggio del mondo, al linguaggio con cui Dio genera o crea il mondo,
In Bruno c'è questa non raffigurabilità della causa. Cioè, quando noi utilizziamo dei termini come materia e forma, questi sono dei termini logici, così come quando utilizziamo ad esempio l'idea di scala, mi sembra che questi siano dei termini logici, ma che non siano dei termini ontologici. Descrivono logicamente l'universo, ma non nel suo essere. Nel suo essere l'universo è uno, e quindi in questo senso ci eccede. Quindi la figurazione che noi adoperiamo è una rappresentazione che a noi è necessaria, perché dobbiamo in qualche modo poter rappresentarci il mondo, ma che non dice nulla di quel mondo nel suo essere effettivo. Non so se ho risposto alle domande. Va bene, adesso vediamo se ci sono. Vediamo se tanto abbiamo una domanda. Sì, poi chiediamo anche se qualcuno vuole intervenire da remoto. Allora, volevo chiedere una cosa a Giulio. Innanzitutto, ritornando un po' brevemente sulla questione del panteismo, e provandoci a tornare, cioè provando a provare a tornarci attraverso un punto d'accesso di carattere gnoseologico, no? Cioè, tu hai parlato di, appunto, proprio nell'ultimo momento di scala. Scala, che è un concetto che appare in uno dei testi che fondamentali per capire la gnoseologia bruniana, che è quello dell'ombra delle idee, no? Del Deum Desiderarum, e che in un certo modo descrive anche un primo movimento rispetto a quello, un movimento uguale e contrario rispetto a quello che viene enunciato della causa, no? Cioè, se la conoscenza dell'uno permette di poi conoscere, in un certo senso anche dominare le sue parti, c'è anche un moto ascensionale della scala, no? Perché il legame analogico consente di andare dal particolare e risalire fino all'universale, posto che, come dicevi giustamente, sono delle determinazioni razionali e non delle determinazioni ontologiche, no? Mi sembra, correggimi se sbaglio, che Bruno faccia anche lo stesso discorso sulla matematica, no? Cioè, la matematica aiuta a definire e comprendere l'essere, non ha un apporto ontologico, non sta in sé nell'essere. Quindi il punto è, come dire, un po' questo, no? L'unità dell'universo è comprensibile secondo un lavoro estremamente difficile, un lavoro che consente di concepire in un certo senso l'infinita molteplicità all'interno dell'unità. Questa non mi sembra che sia una possibilità esclusa da Bruno dal punto di vista conoscitivo, possibilità che invece è esclusa per quanto riguarda la conoscenza divina. Cioè, c'è una trascendenza, è qui che secondo me, come dire, la distinzione gnoseologica che viene fatta tra l'approccio alla natura e l'approccio alla divinità è quella che impedisce sostanzialmente di parlare di un panteismo ontologico. Non so se è chiara la domanda. Cioè, se l'unità è in qualche modo coglibile nella conoscenza, la causa, cioè la divinità, è inconoscibile, ed è inconoscibile, quindi è esclusa dal processo conoscitivo nel momento in cui non è possibile dargli una determinazione conoscitiva, non è possibile conseguentemente sancire la possibilità di un'identità ontologica tra l'universo e la divinità. Perché esclusa? Perché il primo elemento rimane escluso dalla conoscenza. Il problema è caduto fuori da Bruno, nel della casa, no? Proprio quando fa quel riferimento alla statua. Cioè, mi sembra che proprio sia il corrispettivo gnoseologico di quanto della stessa immagine che utilizza nel premio, nell'epistola premiale della Cena delle Scene. Quando, no? Del pittore che non riesce a scorgere
le distanze per una vicinanza eccessiva. Non so se è stato chiaro e volevo anche sapere un po' cosa ne pensavi. Certo, è chiaro che c'è un'unità ontologica tra Dio e la natura, perché c'è un'unità ontologica in tutto per Bruno, però mi sembra che poi, come dire, l'approssimazione della divinità e dell'universo in un'accezione panteistica sia esclusa dall'argomentazione gnoseologica che esclude di fatto la conoscenza della causa. Questo era la mia modo di interpretare quel passo della causa, e volevo sapere cosa ne pensavi riguardo, quindi mi riallacciavo anche un po' al discorso alla domanda, ecco, del professor. Questa. Se non vi sia un altro modo per attingere alla causa che non sia quello che ci dice. Come se non vi sia un altro modo di attingere alla causa che non sia quello conoscitivo in Bruno, questa è una domanda adesso. No, ho capito. Sì, ecco, chiediamo a Giulio, io non saprei rispondere, cioè. Non saprei rispondere, insomma, non so. Ci sono altre questioni? Io molto rapidamente provo su quest'ultima cosa che hai detto su Bruno, quando dicevi no, cioè c'è una differenza in qualche modo, cioè tutto quello che noi diciamo sul mondo, come dire, il mondo gli resta indifferente nel suo statuto ontologico, c'è questa differenza, però a questo punto allora la magia, cioè il problema che a un certo momento se tu fai un certo tipo di discorso o un certo tipo di prassi, il mondo in qualche modo ti risponde, cioè nel senso... Quando io per Bruno, sia nella magia naturale, sia nella magia, diciamo che come abbiamo visto ieri, si rivolge sia alla natura, sia poi anche ai legami con le altre persone, diciamo mi dà un ponte in cui la mia effettualità mi conferma che in qualche modo dall'altra parte ci sono arrivato. Non so se è chiaro la questione. Vogliamo sentire se c'è qualcuno in remoto che desideri di intervenire? Sembra di no. Qui ci sono altre domande? Siete stati entrambi chiamati in causa o più in particolare Giulio? Allora ci siamo. Intanto io credo, grazie per le domande entrambi, io credo che Elenio ponesse un ottimo suggerimento alla risoluzione della questione. Credo che Elenio ponesse un suggerimento alla risoluzione della questione, nel senso, se noi leggiamo il De Umbris, che va secondo me intanto situato nel suo contesto, nella produzione e che tipo di testo è, cioè un'opera mnemotecnica, seppure come dire, preceduta da una premessa, che è una premessa prettamente filosofica, ma noi vediamo, leggendo i testi di Bruno nella loro evoluzione, che il De Umbris ha una struttura neoplatonica che altri testi non possiedono. In ogni caso, noi nel De Umbris leggiamo questione fondamentale che ritorna nel secondo dialogo del Della Causa, cioè preferivo sedere. Il sedere all'ombra della luce, che è la sola possibilità, sedere nell'ombra, quindi significa che appunto la causa è esclusa. Questo però non pone, secondo me, una differenza nel rapporto tra Dio e l'universo, nel senso la non possibilità di una conoscenza certa o razionale, discorsiva, non pone una differenza ontologica tra Dio e l'universo. Chiaro? Il problema è quello di trovare, perché accedere all'infinito di cui siamo parte, bisogna trovare il canale per poter compiere questo. Non è qualcosa di comprensibile discorsivamente, razionalmente, ma è qualcosa a cui si può avere accesso per altre vie, che è ad esempio la via poetica. Se noi leggiamo Gli eroici furori, noi seguiamo la caccia di Alteone, che è esattamente
il tentativo di vedere la luce della verità riscoperta, disvelata. Ecco, e questo Ateone non riesce a compierlo pienamente, che non vede Diana direttamente nuda, vede vede un velo, un riflesso del velo. E questo tra l'altro è un tema che ritorna in una fonte di Bruno, seppure in diretta, che è Davide Tutinante, in cui Davide parla del Bellum Pallaris, del perlo che ricopre il volto di Pallade come simbolo della verità e che non lascia mai vedere direttamente il volto scoperto della dea. Quindi in realtà, se la conoscenza razionale, discorsiva, figurativa, è una conoscenza, tra virgolette, è una forma conoscitiva di comodo, nel senso che qualcosa di necessario, non abbiamo altro, ma non ci fa accedere a vedere direttamente, pienamente il vero, ma c'è un canale, che è quello poetico, che Bruno porta avanti nei furori, la metafora come metodo, come mezzo di accesso ad una verità che non c'è data a riconoscere attraverso i canali, come dire, attraverso un discorso logico-razionale, ma attraverso una logica fantastica. Noi abbiamo accesso a quello, accesso, non comprensione. Credo che siano due discorsi che vanno insieme, ma due modi differenti di apprensione. Non so se ho risposto esattamente alla tua sollecitazione. Rispetto al problema della magia, invece, alla sua possibilità, anche lì, secondo me, vanno situati gli scritti magici nel loro contesto. E va capita l'operazione di Bruno, cioè si tratta di una serie di scritti molto particolari, perché non furono pubblicati, perché alcuni sono incompiuti, eccetera. Ma se noi li osserviamo in sequenza, così come almeno dal lavoro degli editori dell'edizione Adelphi, dalla Simone Cabassi, Elisabetta Scapparone, Nicoletta Pirinazzi, il professor Cilberto, come hanno svolto quel lavoro, cioè nella loro conseguenzialità, nella ricostruzione della conseguenzialità, noi osserviamo, in ogni caso, un'evoluzione, una trasformazione del discorso di Bruno sulla magia, che va sempre più nella direzione che è quella delle vinculis, e cioè quella di una magia psicologica, non un operare sulla natura, ma uno spostamento, perché non è l'essere umano che opera sugli animali o sulle piante alla maniera del mago ticiniano o comunque rinascimentale, cioè così come convenzionalmente pensato, ma una magia di un punto, un mago machiavellico, come lo si definiva anche ieri, qualcuno che opera sugli esseri umani, una magia che utilizza mezzi esclusivamente naturali e umani, la voce, quindi l'udito, il gusto, il tatto, l'immaginazione, la ragione, come nodi, come vincoli, come lacci attraverso cui annodare un essere umano, non come dire, operare sugli oggetti della natura in senso standard. Cambia, secondo me, l'orizzonte della magia bruniana, che credo non vada pensata necessariamente nella linea di Ficino o di Agrippa, ma cambia l'orizzonte perché cambia anche l'universo che Bruno pensa, all'interno del quale pensa la magia. Il mago, per le sue fonti anche, era meglio all'interno del cosmo, quindi stava al centro e poteva legare potenze superiori e inferiori. Il vincolo era un elemento verticale che stava al centro e che legava. Ora il vincolo non è più un elemento verticale, è un elemento omnidirezionale, orizzontale, che non c'è un centro. E così anche il mago non è più qualcuno che lega l'alto e il basso, ma è qualcuno che lega in maniera orizzontale e lega i suoi simili e allo stesso tempo contrari.
C'è qualcuno che vuole ancora intervenire? Elenio, risponde. Ho meditato sulla questione del trascendentale, perché mi aveva molto sollecitato. E, lì in quella conferenza Schumann si riferisce alla legislazione kantiana ed è per lui un paradigma per comprendere l'essenza della legge. E parte da una citazione di Derrida che dice: se la legge nascondesse al proprio interno la propria tradizione, ma penso insomma la conosci, analizza il problema del trascendentale e lo inseria nella questione di io penso. Cioè, chi è che pone io penso? La questione è questa: se io penso pensa alle categorie, ma chi lo pone io penso? Io penso si autopone, cioè si autoimpone, si pone da sé. Cioè vuol dire che il principio, come dire, trasgredisce, è fuori dal principiato, quindi trasgredisce la legge. Quello è un seminario sul tema della trasgressione come interna all'opera di ogni legislazione, come dire, perché questo atto positivo di per sé non compreso all'interno dell'apposto. E mi ha fatto pensare che davvero Filone, in questo senso, ci consente proprio di radicalizzare questo tema in sé. Del trascendentale negativo, quindi non solo come metodo, come l'avevo inteso io, ma come suggerivi, in qualche modo come elemento coeso allo stesso discorso che facevo, perché anche il Filone, la questione è che cos'è la legge, che cos'è la legislazione, diciamo che arriva alla sua condizione massima di impossibilità, o comunque alla sua origine, perché è come se Filone o il dispositivo che lui mette in campo dicesse una cosa del genere. La legge che Dio ci ha dato è la condizione, come dire, di impossibilità dell'essere, o cioè della conoscibilità dell'essere. Dunque noi l'essere lo attingiamo praticamente se adempiamo i comandamenti, se adempiamo le leggi. Naturalmente tutto ciò insiede all'interno di quest'opera legislativa, in senso ampio, una trasgressione ancora più forte nello stesso Filone, perché nello stesso tempo lui si contraddice, perché nel momento in cui apre ad un'altra prospettiva, che è una prospettiva diversa, che mi interessa particolarmente, che è quella della figura dei patriarchi come delle figure di uomini che non necessitano di legge, ma che hanno phronesis e che sono nomoi e psicoi. Sono dunque delle leggi viventi o delle leggi animate. Questo tema, che di origine veramente pitagorico-platonica, anche lui rientra. Quindi c'è questo contrasto, questa tensione tra una possibilità di una legge e il saggio, in fondo, la legge non la deglie, cioè la supera perché si assimila. Come? Sì. Cioè la deve seguire, perché l'impronta culturale c'è, però in ogni caso nell'elemento ontologico quello che conta ovviamente è l'elemento frenetico, cioè l'elemento razionale prudente, eccetera. E dunque lui apre questa possibilità. Quindi in qualche modo mi ha fatto ragionare sul fatto che Filone può essere quasi una radicalizzazione del discorso di Schumann, portando la legge del trascendentale nel discorso della legge, cioè della Torah, cioè la legge in sé. Ecco, grazie. Abbiamo fatto anche ragionare lei, possiamo dire. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ci sono altri interventi? Beh, io penso che possiamo ringraziare di cuore i nostri relatori, i partecipanti, da remoto e in presenza, per il loro contributo. Questo seminario si conferma giorno dopo giorno come capace di aprire molteplici vie di riflessione, di ricerca, anche inserendo tutta una serie di espressioni bellissime, veramente questa, per esempio questo vincula cupidinis, secondo me ce lo dobbiamo ricordare, no? Ma ce ne sono anche, ci sono poi i tenacissimi vincoli, c'è la filautia, ci sono tantissime anche parole, espressioni, sintagmi che veramente, come dire, potranno lavorare in noi per creare
per dar vita a qualcosa di nuovo. Quindi ringrazio tutti e vi do appuntamento per domani. Domani avremo ancora una volta due relatori in presenza, che sono il professor Fabrizio Lo Monaco e il nostro borsista Giuseppe Cammisa. Ci sposteremo da una parte sulla religione come vincolo nel diritto universale di Vico e dall'altra su una accezione più politica del concetto di vincolo. Grazie a tutti e a domani. Grazie.